Allora, da parte del Centro Studi sulla Proprietà Collettiva dell'Università di Trento, il saluto più cordiale a quelli che sono collegati con il nostro convegno. È una modalità nuova e quindi, come avete potuto constatare, le difficoltà di collegamento sono sempre in difficoltà, nonostante che i nostri bravi tecnici abbiano lavorato 10 giorni a provare tutti i collegamenti, ma ciò non toglie che abbia accresciuto l'attesa di sentire i relatori che si susseguiranno. Quindi, da parte mia, un grande ringraziamento alle autorità accademiche che, come ogni anno, onorano con la loro presenza l'avvio dei lavori del nostro centro, seguendo i soliti programmi. Un saluto particolare e ringraziamento ai presidenti delle sessioni che da lontano guideranno ove è possibile i lavori del loro compito, ma avranno una collaborazione all'interno qui del staff. Solo per dire il piacere di garantire da parte del centro lo svolgimento della riunione scientifica, sia pure con modalità diversa, ma mantenendo lo schema solito, pensando, credendo, auspicando che il prossimo anno si possa riprendere l'incontro di persona, certamente più costruttivo, più arricchente di quanto possiamo fare oggi. Questo nostro incontro prosegue il tema avviato già la riunione dell'anno scorso, ma sul finire non è stato, faccio una precisazione, ecco, sul finire è stato un po' turbolente, chi partiva, chi voleva parlare, eccetera. Non mi è stato consentito di precisare una cosa importante, che nel frattempo è andata avanti. La dico in anticipo perché durante i nostri lavori quella iniziativa ritornerà. Avevo chiuso la settimana, la riunione dell'anno scorso, con l'indicazione che mi era stata offerta da un comitato promotore di costituire un gruppo transfrontaliero italo-austriaco di supporto alla proprietà collettiva dell'arco alpino orientale. Non c'è stata l'approvazione, eccetera, però il gruppo si è costituito e ha già cominciato a lavorare. Due sono i rappresentanti che hanno accettato di guidarlo, l'ingegner Merling della Carinzia e il professor Zendri dell'Università di Trento. Il gruppo sarà ampliato per cooptazione e avrà la sede virtuale nel Centro Studi dell'Università di Trento. Questo è l'aggiornamento che sicuramente non si poteva fare se non dopo aver potuto constatare visibilmente la disponibilità dei chiamati. Come dicevo, il centro è onorato di poter
con l'aiuto dei tecnici telematici, con, diciamo così, la disponibilità delle autorità accademiche a seguire il nostro lavoro. Questo mi consente di dire loro che il centro vive come collaborazione interfacoltà economia e giurisprudenza, e quindi la cosa che a me compete adesso di cedere la parola al professor Quaglioni, che con me coordina l'attività del centro. Buon pomeriggio a tutti e grazie Pietro. Il professor Nervi ha voluto che dicessi anch'io qualche parola a nome del comitato organizzatore e anche a me tocca di ricordare che questa è la 26esima riunione del nostro centro e che quindi abbiamo doppiato, insomma, la boa del quarto di secolo. 25 anni fa il centro è nato grazie alla tenacia del professor Nervi e grazie all'intelligenza e alla buona volontà del rettore di allora, che voglio qui ricordare, il professor Fulvio Zuelli, perché sfortunatamente è mancato poco tempo fa. Lo voglio ricordare perché è stato grazie appunto alla sua intelligenza e alla sua buona volontà che il centro ha potuto nascere e svilupparsi nella cooperazione e nello spirito di cooperazione tra i dipartimenti che allora erano i centri della ricerca scientifica e le facoltà che allora erano preposte esclusivamente alla didattica. Oggi le cose sono un po' più complesse, le cose sono cambiate, ma lo spirito di cooperazione è rimasto intatto e ci ha aiutato a svilupparci in questi 25-26 anni, grazie al consenso che in tutti questi anni è giunto al centro e alla sua attività da molte parti, dalle comunità agrarie, certamente, dalla comunità scientifica, certamente, e anche dalle istituzioni, grazie alla presenza, al soccorso che ci è stato di straordinario aiuto e che tuttora ci sorregge del professor Paolo Grossi, mio caro e buon amico, che saluto molto cordialmente e che oggi presiederà al nostro convegno. Dunque ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio anch'io in modo particolare le autorità accademiche che ora intervengono a portare un saluto e si tratta del nostro rettore, il professor Paolo Collini, vice direttore del Dipartimento di Economia e Management, il collega Roberto Gabriele, e della mia amica e professoressa Luisa Antonioli, che è il direttore vicario della Facoltà di Giurisprudenza del Dipartimento, che ha continuato ad assumere il nome di Facoltà di Giurisprudenza. Dunque, prego, il rettore Paolo Collini di prendere la parola. Grazie Paolo. Grazie, grazie Diego, grazie Pietro. Intanto permettetemi di salutare tutti, ma soprattutto voglio salutare il Presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi, che vedo collegato, che è sempre un grande amico della nostra università e delle cose che facciamo, e voglio anche ringraziare per tutto quello che ha fatto e che fa per il nostro Ateneo in tante cose. Ma voglio salutare tutti e dare il mio benvenuto ancora una volta con grandissimo piacere a questa occasione di incontro, in cui il momento in cui ogni anno il centro mostra in modo evidente la sua grande vitalità e la sua capacità di essere un elemento di attrazione degli interessi scientifici e culturali,
di tantissime persone, ma anche di persone che non hanno solo a cuore lo sviluppo del pensiero, ma anche che sempre si preoccupano e devono confrontarsi anche con i problemi dell'applicazione delle cose di cui si discute. È stato segnalato prima, insomma, la natura del centro, che è una bellissima iniziativa. Non so se abbiamo, non nella storia del nostro Ateneo, peraltro la vita del centro copre quasi la metà della storia del nostro giovane Ateneo, quindi insomma siamo molto avanti. Altre iniziative trasversali fra campi di studio diversi, ma poi fra strutture accademiche, facoltà prima, dipartimenti oggi diversi, che abbiano avuto la capacità e la forza di non solo di nascere e di svilupparsi, di fare ottime cose come spesso accade, ma soprattutto di farle per un tempo così lungo e di avere sempre una capacità di rilanciarle in avanti. Chiaro che il tema qui è un tema che per noi è un tema molto importante, perché il tema delle proprietà collettive è connaturato al nostro territorio e quindi fa parte un po' del modo di essere, del modo di intendere da sempre, o da epoche molto antiche comunque, la gestione della proprietà nelle montagne nel Trentino. Ma devo dire che poi oggi le parole di Pietro mi hanno reso felice, perché non solo noi festeggiamo una grande capacità di rompere i confini tra le discipline, tra i dipartimenti, che sono un'ulteriore barricata non semplice da superare, ma addirittura tra i confini nazionali, per cui il centro oggi, lo diceva Pietro prima, spero che il Consiglio poi prenderà anche gli atti deliberativi, ma ne sono sicuro di sì, visto che già la cosa è partita, supera anche i suoi confini nazionali e porta questa grande idea che si deve a Pietro Nervi. Mi è piaciuto molto che Diego abbia ricordato Fulvio Zuelli, che è un rettore che ha lasciato un segno profondissimo in questa università, facendo diventare contribuendo in modo irrinunciabile. Non saremmo quelli che siamo oggi se Fulvio non avesse avuto la capacità, la saggezza e l'equilibrio per gestire questo Ateneo in anni molto tanto turbolenti, in cui l'Ateneo cresceva tantissimo ed era, insomma, rischiava, anche come succede quando si cresce molto, con un grande entusiasmo e anche buone risorse, poi di non trovare la strada giusta. Invece l'Ateneo è stato messo su dei binari, e questo binario del centro sulla proprietà collettiva è uno dei binari su cui Fulvio ci ha messo 25 anni fa, e devo dire con grande visione di dove va il mondo, avendo capito che questo è un campo di studi non solo importante per il Trentino, ma importante per molti territori, e oltretutto poi con l'evoluzione del sapere, a cui il centro ha contribuito in modo, io credo, determinante, non solo in Italia. L'idea di questo diverso modo di possedere, ecco, qui rubo, spero che il Presidente non me ne voglia, il modo con cui lui l'ha definito, è diventato un modo non solo che esiste tradizionalmente, ma a cui si guarda sempre di più come un modo importante per gestire nel futuro la proprietà, superando quell'idea di proprietà privata e individuale che fa parte della nostra cultura, sicuramente delle nostre tradizioni, ma che si deve sposare con anche modi diversi di governare la proprietà, in questo caso la proprietà del territorio, quando questa diventa, ha dei benefici che vanno al di là dei benefici del singolo proprietario. E quindi io credo che su questo punto di vista il centro ha fatto moltissimo e farà ancora moltissimo. Quest'anno non ho la possibilità di vedere che non ci sono posti a sedere, come di solito vedo gli altri anni, ma sono sicuro che è così anche questa volta e magari anche di più. Ecco, anche essere riusciti in questa situazione drammatica in cui il paese vive l'Europa, il mondo sta vivendo, a far emergere ancora una volta la vitalità degli studi sulla proprietà collettiva di cui il centro fa il suo core business, credo che sia un bel segno. E Pietro, la nostra riconoscenza per tutti quelli che ci lavorano, non voglio togliere meriti a nessuno perché tutti contribuiscono in modo importante a questo, ma io voglio approfittare di questa volta per ringraziare Pietro Nervi, perché sono convinto che senza il suo sforzo, il suo impegno quotidiano, perché noi lo vediamo poi magari in questa occasione annuale, ma qui c'è un lavoro di tutti i giorni e di tutto l'anno che poi ci porta a essere questa bellissima comunità degli studiosi delle proprietà collettive che si ritrova in questa occasione, ma che in realtà è viva sempre durante tutto l'anno. Quindi io vi ho rubato il tempo, tra l'altro vi ho fatto perdere in apertura per il problema tecnico che non riuscivo ad apparire i vostri monitor, quindi non ve ne rubo senz'altro altro. Grazie a tutti per essere qui, grazie per l'organizzazione del convegno e vi auguro sicuramente delle ore molto interessanti e molto intense, che sono sicuro come sempre faranno poi rimpiangere che non siano durate di più, ma poi torneremo e ci rivedremo, io sicuramente in un ruolo diverso, ma magari con più tempo da dedicare anche l'anno prossimo in questa bella occasione. Grazie a tutti e buon lavoro.
Grazie, grazie Paolo davvero per queste tue parole di saluto e do subito la parola al professor Gabriele, grazie, vice direttore del Dipartimento di Economia. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ho l'onore di salutarvi a nome del Dipartimento di Economia e del direttore Flavio Bazzana, che purtroppo non può essere qui per un impegno di didattica, per cui non può spostare lezione, quindi ci sono io. Ma devo dire che noi, in quanto Dipartimento d'Economia e economisti in generale, siamo molto contenti di supportare questa iniziativa, per cui anche io mi unisco al ringraziamento per Pietro Nervi, perché diciamo il lavoro che fa secondo me è molto interessante. Cioè, io farò un intervento più, come dire, da economista rispetto a quello che ha fatto il rettore. Devo dire che il tema dei beni collettivi da sempre interessa agli economisti, per cui noi ovviamente siamo molto curiosi di tutto quello che viene fuori da questo tipo di occasioni, di approfondimenti di studio. Quest'anno, guardando il programma, quando mi hanno invitato a dire due parole all'inizio del convegno, ho scoperto che c'era composto questo tema dei cambiamenti climatici. Anche questo è un tema che per gli economisti sta diventando di primaria importanza, e tra l'altro metterli assieme, questi due, devo dire, è un'operazione intellettuale molto interessante e su cui siamo molto curiosi, proprio da studiosi dell'economia, per capire come affrontare tutte le dinamiche che poi saranno scaturite da questo tipo di cambiamenti irreversibili, in un certo senso. Quindi, come dire, noi poi, come Dipartimento d'Economia, noi siamo abbastanza un dipartimento aperto anche alla multidisciplinarità, per cui forse anche questo è il motivo per cui siamo qui e sosteniamo questo tipo di iniziative. Cioè, se voi guardate anche la nostra composizione, beh, noi abbiamo economisti di diverso tipo, ma non soltanto economisti al nostro interno, e cioè abbiamo una varietà molto grande, compresa quella degli storici, degli economisti agrari, degli econometrici che si occupano di cambiamenti climatici e sostenibilità, e così via. Quindi abbiamo veramente un ventaglio di discipline coperte, di field, di singoli campi di studio coperti, molto vasto. Per cui siamo molto curiosi e non ci piacciono quegli economisti, come dire, quelli chiusi nella torre d'avorio che lavorano da soli e cercano di sviluppare modelli. Quello che piace a noi, ci piace pensare che l'economia fa parte delle scienze sociali, una disciplina delle scienze sociali è molto stretta con le altre discipline, e quindi ci piace che l'economia sia una disciplina che aiuti a capire quello che succede ai comportamenti individuali quando gli individui interagiscono, e che aiuti a risolvere problemi, a far vivere meglio gli individui. Quindi questo dovrebbe essere l'obiettivo degli economisti. Secondo me occasioni come questa vanno proprio in quella direzione lì. E il punto di arrivo dell'economista dovrebbe essere quello di disegnare delle politiche che aiutino poi a migliorare il sistema e quindi a migliorare gli individui. Quindi io la vedo molto, questa iniziativa qui la vedo molto in linea con questo modo di vedere, diciamo, la disciplina dell'economia, per cui mi fa piacere di essere qui e mi fa piacere di augurarvi buon lavoro, perché penso proprio che queste sono il tipo di iniziative che vale la pena di fare, di approfondire. Un'ultima cosa che vorrei dirvi è che, quindi io vi sento un po' come a casa nostra, nel senso che vi considero come se fossi in Aula Magna da noi, perché ci piacerebbe avervi lì. Io spero che il prossimo anno sia possibile, quindi mi unisco un po' all'augurio di Paolo. Ci faremo sta benedetta punturina e speriamo di esserci tutti il prossimo anno qui in persona. Quindi niente, non vi rubo altro tempo, vi auguro buon lavoro e niente, sono anche io curioso di sapere come andranno queste giornate. Grazie. Grazie professor Gabriele, per queste parole che sono di molto conforto, perché insisto, il centro è nato nello spirito della cooperazione e della comunicazione, che noi continuiamo a pensare che sia il vero spirito dell'università. Il centro si è sviluppato, è cresciuto e continua ad esistere e a lavorare, forse resistendo anche un po' ad uno spirito contrario che qualche volta si è insinuato anche nell'università, no? Lo spirito della competizione, o addirittura astraendo della competitività
No, la comunicazione e la collaborazione, la cooperazione sono state veramente il segreto di questi 25 anni e più, e credo che possano continuare ad essere davvero il punto di forza. Quindi davvero grazie per quello che il Rettore e che tu ci avete detto, insomma, in questo momento. Do subito la parola a Luisa Antonioli, per il suo saluto a nome della facoltà di giurisprudenza alla quale anch'io appartengo. Prego, Luisa. Grazie Diego, grazie mille, grazie a tutti. Lasciatemi partire soprattutto con un ringraziamento al professor Nervi, che davvero è una colonna dell'università e colonna ovviamente del centro. Ci conosciamo da molti anni, io ho seguito anche come partecipante, ma soprattutto come osservatore i suoi lavori, e devo dire che ho la massima ammirazione per il lavoro che ha portato avanti, perché davvero quello che emerge anche dalle parole che sono state dette appena adesso è la trasversalità, ed è una trasversalità che parte dal basso rispetto appunto alla collaborazione fra dipartimenti e facoltà e strutture, che è una cosa importante che stiamo sempre più vedendo quanto è importante, ma appunto 25 anni fa era un po' una scommessa, ed ha portato dei frutti straordinari, perché ha arricchito noi e ha arricchito anche il dibattito che si è portato avanti, perché seppure il tema è un tema condiviso, gli approcci che si hanno a questi temi sono molto diversi, quindi la capacità di confrontarsi è stata straordinariamente importante. Ma soprattutto a me è sempre molto colpito quando ascoltavo i partecipanti e vedevo i programmi, e la capacità anche di fare rete al di fuori dell'università, perché la specificità secondo me è veramente preziosa del centro, è quella di riuscire a essere un punto di raccordo fra le attività di ordine accademico-scientifico e la prassi sul territorio, e non solo il territorio locale, perché appunto questo è un territorio dove le proprietà collettive hanno una storia lunga ed importante, ma nel resto d'Italia, e addirittura sentiamo adesso anche con altri paesi confinanti. Quindi questa capacità straordinaria di mettere a sistema le conoscenze, i problemi, le questioni, le possibilità di sviluppo, credo che sia davvero un unicum, e credo davvero che sia stato un modello. E questa anche capacità di far dialogare saperi in direzione diacronica, cioè di essere consapevoli delle radici di quello che sta alla base del modo con cui le proprietà collettive si sono evolute, ma anche di vederne la proiezione futura, cioè di renderlo qualcosa che non è statico o polveroso, ma un modo di vedere e di applicare l'utilizzo delle proprietà collettive come qualcosa che va in avanti e che è capace di generare nuove prospettive. E da questo punto di vista vorrei dire che questa situazione in cui ci stiamo muovendo oggi, sia per la pandemia ma anche per quanto riguarda la questione, il tema che affronterete oggi dei cambiamenti climatici, mi sembra paradigmatico, cioè mai come ora siamo consapevoli della dimensione collettiva dei fenomeni, cioè dell'incapacità di affrontarli avendo una logica individualistica, e al tempo stesso mai come oggi ci rendiamo conto di quanto gli strumentari che noi abbiamo a disposizione spesso sono insufficienti. Quindi davvero credo che quello che emerge è che questo è il modo corretto di affrontare i problemi, cioè di una grande capacità di dialogo fra saperi, di dialogo fra saperi e applicazione pratica, e di una consapevolezza della propria storia che porta a essere più capaci di affrontare il futuro. Quindi grazie a tutti, grazie a Pietro prima di tutto, ma grazie anche ai colleghi della facoltà che operano, grazie ai colleghi dell'università e a tutti quelli che in tutti questi anni hanno partecipato ai lavori e hanno costruito questa preziosissima rete. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Luisa, a nome di tutti, per avere così ben sottolineato il valore culturale di questa avventura che è cominciata 26 anni fa e che continua con l'impegno di tanti di noi e con tanto consenso attorno alle nostre iniziative. Grazie ancora. Restituisco subito la parola al professor Nervi.
Pietro, devi attivare l'audio. Pietro, devi attivare l'audio. Prego. Ecco, grazie a tutti per le cortesi parole immeritate, perché il gruppo è molto ampio e quindi, come diceva giustamente la professoressa Antonioli, i nostri maestri sono stati due, il professor Grossi e le realtà locali, cioè il massimo della competenza culturale e l'esercizio quotidiano delle attività nell'ambito della proprietà collettiva. Quindi un grazie molto alle autorità accademiche per l'hanno apprezzato questo nostro sforzo, e un grazie anche a tutti quelli che in qualche maniera hanno contribuito. Detto questo, io ho il piacere e l'onore di dare la parola al professor Grossi. Continua, ha una continuità che dimostra la vitalità
nostra perorifacia, della nostra fedeltà, della nostra persuasione, che abbiamo ancora molto da fare insieme. Il tema è un tema importante, è un tema che riprende il tema dell'anno passato, ma lo sviluppa con una intitolazione che mi è parsa assai significativa. Quasi un monito che Pietro Merli abbia voluto dare a tutti i nostri assetti fondiali collettivi, a tutte le aziende agrarie, sia lo dedichi all'agricoltura, all'oggetto silvopastorale, vulnerabilità di fronte al cambiamento climatico. Guardate, non c'è nulla più dell'agricoltura, dell'organizzazione dell'agricoltura, di trovarsi all'estrema trincea proprio di fronte al cambiamento climatico con tutte le sue esasperazioni. E voi comunisti dell'arco alpino orientale, lo avete subito sulla propria pelle quando avete visto le vostre arretaie magnifiche arretaie distrutte da un vento forsennato che era del tutto ignoto al nostro clima temperato. Quindi occorre fortificarsi anche di fronte a questa variante tragica che con un insieme di previsioni possiamo ritenere anche possibili e probabili nei nostri anni futuri. Quindi bene ha fatto Pietro Merli di riprendere il tema, di svilupparlo proprio in questo ordine. Siamo alle estreme trincee di fronte al mutamento climatico. L'agricoltura è lì, è proprio all'estremo. Ecco, nello stesso tempo però vorrei anche dire, abbiamo molti motivi di essere cupi, di essere tristi. Il guaio combinato da questo virus, il disastro sul piano economico, sociale, un orizzonte che non è chiaro, anzi è pieno di nebbie, se non di nuvole nere. Però ce la mettiamo tutta. In fondo abbiamo dimostrato che questo popolo italiano è un popolo che sa stringere i denti e sa ribattere con fermezza a tutti quelli che possono essere i disastri creati dalla natura e dalla pandemia. Non perdiamo la serenità del nostro lavoro. Continuiamo in questa sicurezza, in questa osservanza di ciò che ci viene chiesto dai poteri, dalle istituzioni. Cerchiamo di essere osservanti, di arrivare finalmente al momento in cui un vaccino potrà risollevarci, sia fisicamente che psichicamente. Però continuiamo a lavorare con serenità. Soprattutto in nome di quella serenità che il legislatore italiano dal novembre del 2017 ci ha finalmente reso. Abbiamo vissuto 2-3 secoli di ansie, di persecuzioni, di rapine, naturalmente molto spesso avvalorate dal pubblico potere e dai poteri privati. Ecco, finalmente ora gli ordinamenti giuridici primari, originari, svettano con una loro assoluta capacità di reazione. Ecco, all'interno di questo clima, che è un clima giuridicamente finalmente sereno, finalmente sicuro, cerchiamo di combattere le insicurezze che ci vengono dal di fuori. E continuiamo a lavorare. Ecco, sappiate che a Trento c'è un centro che continua a pensare a tutti voi, a tutti noi, anche a voi operatori, umili operatori, ma perdicati, che avete salvato i vostri assetti fondiali collettivi con la vostra perdicacia. C'è un centro che vi garantisce
una ricerca scientifica, una collaborazione a livello nazionale e internazionale. Non vorrei che voi foste troppo turbati. Il turbamento di fronte a fatti come quelli che stiamo vivendo è ovvio, è frutto di consapevolezza, però accanto a questa consapevolezza ci deve essere un'altra consapevolezza e altrettanto forte, quella di continuare nel nostro lavoro comunitario, dove la madre terra e la comunità sono le forze vive di queste realtà straordinarie che sono le terre collettive. Non vorrei rubare altro tempo e dirvi soltanto con passione quello che vi ho detto. Sono povere parole, ma segnano la presenza mia accanto a voi. Vorrei che le riecheggiasse durante le nostre sedute di oggi e di domani. E sappiate che nella modestia delle sue possibilità, Paolo Grossi, vecchio di quasi 88 anni, è però sempre accanto a voi, insieme a voi. Grazie. Grazie, grazie Presidente. E dico a tutti, perché il collegamento è molto ampio, grazie dovuto alla preziosa attività nei nostri confronti del centro del professor Grossi, per questa valutazione della materia, perché Grossi poi è il decano del comitato scientifico. Quindi sono 26 anni che ci segue e sicuramente onora con il suo nome l'attività e la garanzia, vorrei anche dire, onora l'attività del centro. Prima di passare la parola, consentitemi un breve fugace accenno, perché voi vedete un nome, qui almeno quello che vedo io in basso, Jean-François Joye, che è un professore della Università Francese delle Alpi Occidentali per noi. Quindi lo saluto perché ha manifestato un grande interesse per l'attività del centro. Sarà l'avvio, quantomeno oggi ci vediamo per la prima volta, sarà l'avvio di una nuova collaborazione. Dopodiché io mi permetto di dire, diamo la parola al professor Zoboli. Professor Zoboli è professore di politica, di economia politica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, il quale ci tratterà con la prima relazione sul tema gestione di beni collettivi e adattamento al cambiamento climatico. È una lezione di novità, stante la competenza del professor Zoboli in istituzioni, comitati di ricerca, eccetera, diversi nel nostro paese e internazionali. Ma è nel titolo che lui ha voluto dare, perché prima avevamo una convinzione che la natura fosse stabile. Quando ho chiesto di trattare il tema, mi dice: guarda che adesso con i cambiamenti climatici una parte della natura non è più stabile. E quindi ascoltiamo con grande attenzione quello che ci propone il professor Zoboli, perché da qui cominciano le nostre conseguenze operative per il prossimo anno. Grazie professor Zoboli, a lei la parola. Bene, grazie, spero che mi sentiate. Buon pomeriggio a tutti. E io inizio con un grande ringraziamento al collega e amico
Pietro Nervi per questo graditissimo invito. A Pietro mi lega una lunga amicizia e una lunga frequentazione. Devo ricordare che la mia prima lezione universitaria è stata all'Università di Trento, nell'ambito di un corso del professor Nervi. E quindi sono passati 32 anni, era il 1988 e da lì in avanti con il professor Nervi c'è sempre stato un dialogo sempre interessante e sempre stimolante. È peraltro la mia seconda volta alla riunione scientifica delle proprietà collettive. La prima fu alla quarta riunione, conservo preziosamente gli atti di quella quarta riunione, ne sono passate 22 e quindi anche in questo caso un lungo percorso. Nel frattempo io non credo di aver acquisito grande competenza scientifica sulle proprietà collettive e sugli usi civici, ma ho acquisito e conservato una profonda simpatia scientifica per questo tema, che ritengo straordinariamente interessante come economista. Io sono un economista del secondo tipo, che citava Roberto Gabriele, mi ritengo un economista sociale, che vede l'economia come una scienza sociale che lavora con le altre scienze sociali per il bene comune e non per la modellistica astratta. E quindi mi permetto di portare anche nei miei corsi di economia e politica per l'ambiente alcuni quadri concettuali che riguardano i commons, le proprietà collettive, sulla vena che gli economisti riconoscono a Elinor Ostrom e alla sua scuola. Quindi per me rimane un punto di riferimento questa concettualizzazione delle proprietà collettive e comunitarie anche nel mio lavoro e nell'ambito di quello che io faccio da un punto di vista di insegnamento e di ricerca. Oggi io ho proposto a Pietro Nervi di parlare di questo possibile legame tra la gestione dei beni collettivi e l'adattamento al cambiamento climatico, essenzialmente per stimolare una riflessione sulla modernità e sul futuro delle proprietà collettive nell'ambito di una estrema vivacità che caratterizza il tema clima, ambiente e sostenibilità. E in particolare nell'ambito di due macro processi che stanno avvenendo a diverse scale di politiche di governance dell'ambiente, che sono l'adattamento al cambiamento climatico e quello che viene definito, quello che chiamiamo European Green Deal, quindi questa priorità numero uno della Commissione europea sotto guida von der Leyen, che sta investendo in modo veramente potente tutta la componente ambientale ma anche economica della strategia dell'Europa. E cercherò di insinuare due idee. La prima è quella di un ruolo delle proprietà collettive come modello buono e utile nel contesto di questi macro processi. E la seconda idea che cercherò di insinuare è che le stesse proprietà collettive devono adattarsi, cioè devono imboccare una consapevolezza che il clima cambia e quindi, come si diceva prima, la natura non è più stabile. Questo ha evidentemente delle implicazioni molto importanti anche da un punto di vista gestionale, che ovviamente appartiene ad altre competenze diverse dalla mia. Quindi comincio cercando di inquadrare il tema adattamento ai diversi livelli. L'adattamento ha una differenza fondamentale rispetto alla mitigazione. Mitigazione e adattamento sono di fatto i due grandi pilastri delle politiche globali per il clima. Mitigazione
vuol dire controllo e riduzione delle emissioni antropogeniche che contribuiscono al cambiamento climatico. Quindi tutte le politiche maggiori che abbiamo visto fino ad ora nel trentennale percorso delle politiche per il clima sono state fortemente indirizzate alla mitigazione, in quanto sono state focalizzate alla riduzione del contributo antropico al cambiamento climatico. L'adattamento è una cosa diversa. L'adattamento è l'insieme delle azioni e delle risposte che devono minimizzare gli impatti, i danni e i costi generati da un cambiamento climatico che è in corso e che non può essere completamente mitigato. Quindi in qualche modo hanno una grandissima responsabilità di risposta immediata e di protezione rispetto a quella che è l'azione del clima, sia nella sua componente di cambiamento graduale e profondamente trasformativo, ma graduale, e dall'altro la sua componente di impatto violento, gli estremi climatici e i disastri naturali connessi al clima. L'adattamento finora ha giocato una parte minore delle politiche globali per il clima. Fino ad ora non è stata la componente principale, anche se negli ultimi anni vi è stata un'attenzione crescente. A livello di politiche globali abbiamo il cosiddetto Cancun Adaptation Framework dal 2010, che è un processo che è particolarmente rivolto ai paesi in via di sviluppo, che come sappiamo sono le vittime principali degli impatti del cambiamento climatico, soprattutto da un punto di vista sociale ed economico, perché come sappiamo hanno una fortissima dipendenza da settori estremamente sensibili al clima, innanzitutto l'agricoltura. Quindi esiste a livello internazionale un processo collegato al Cancun Adaptation Framework che si traduce nella creazione di National Adaptation Plans per i paesi in via di sviluppo e una serie, diciamo, di interventi anche dal punto di vista della finanza per il clima. Però l'adattamento non è un tema che riguarda solamente i paesi in via di sviluppo, è un tema che riguarda anche l'Europa, i suoi paesi, le sue regioni. Nel 2013 la Commissione europea ha lanciato una strategia di adattamento al cambiamento climatico che nella sostanza si traduce nell'invito ai paesi ad adottare specifiche strategie corrispondenti ovviamente alle loro capacità e condizioni particolari e alla creazione di un sistema di best practice e trasferimenti di conoscenza sulle politiche e strategie di adattamento. Per l'Italia abbiamo un piano nazionale di adattamento dal 2017 circa. Alcune regioni italiane, prima fra tutti la regione Lombardia, ha messo in campo un piano di adattamento al cambiamento climatico. E in generale c'è a livello europeo un grande fermento sui temi dell'adattamento e delle strategie. Ma se devo, come dire, dare una valutazione di massima dei contenuti di queste strategie europee, italiane e regionali, mi permetto di rilevare che vi è ancora una grande indeterminatezza di carattere metodologico, procedurale, operativo sulla configurazione di questi programmi e piani per l'adattamento. Se scorrete il piano di adattamento italiano trovate una combinazione estremamente eterogenea di azioni, di intersezioni tra settori, attività, diversi tipi di pressione, diversi tipi di rischi.
E questo vale anche a livello internazionale, non abbiamo un codice dell'adattamento, non abbiamo un vero e proprio punto di riferimento metodologico che consenta di implementare pratiche e strategie di adattamento solide e di successo. Questo attiene anche naturalmente alle caratteristiche dell'adattamento, ma dipende anche dal fatto che fino ad ora c'è stata un'attenzione culturale e scientifica minore per l'adattamento rispetto ai temi della mitigazione. Allora io provo a tornare ancora sui concetti base di mitigazione e soprattutto di adattamento per cercare di coglierne quella che è l'essenza concettuale, quella che ci consente di avere dei punti di riferimento fermi quando parliamo di adattamento. Allora, quando parliamo di mitigazione, dicevamo, stiamo parlando di riduzione del contributo antropico al cambiamento climatico, essenzialmente attraverso la riduzione di emissioni. Siamo in un campo che chiama in causa molto l'energia e le soluzioni tecnologiche, efficienza energetica, le rinnovabili, tutte le tecnologie che possono contribuire a ridurre le emissioni. Chiamiamo in campo anche i comportamenti sociali, naturalmente abbiamo bisogno di questa coevoluzione tra tecnologie e comportamenti per avere effetti, diciamo, risultati sui grandi obiettivi e ambiziosi obiettivi che abbiamo sulla riduzione delle emissioni. Chiama in causa naturalmente anche il territorio, abbiamo bisogno di carbon sink, quindi di ecosistemi agroforestali che assorbono, fanno il loro lavoro di stoccaggio. Ma in generale il tema della mitigazione è un tema che riguarda il fare, se così posso definirlo. Quindi investimenti, cambiamenti tecnologici e cambiamenti che hanno associati anche forti dimensioni economiche. Attualmente si stima che l'Europa abbia bisogno di alcune centinaia di miliardi di investimenti per la transizione energetica e per raggiungere gli obiettivi europei. Quindi è un campo del fare, del mettere in azione il business, se mi consentite di chiamarlo così, e di attuare quella transizione di sostenibilità che in campo climatico ci consente di raggiungere obiettivi come quelli attuali di una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e di raggiungere neutralità carbonica entro il 2050. L'adattamento è un'altra cosa, è concettualmente un mondo diverso, anche se naturalmente il suo ambito è quello della collaborazione con la mitigazione. L'adattamento, abbiamo detto, riguarda strategie di minimizzazione degli impatti economici, ambientali e sociali del cambiamento climatico che sono in corso e non saranno mitigati. Quindi questo comporta inevitabilmente un grande allargamento di prospettiva dal punto di vista delle strategie e delle azioni. In un certo senso le intere strategie di sviluppo e in particolare di gestione delle risorse territoriali sono chiamate in causa, perché l'obiettivo è quello di incorporare strumenti di autoprotezione, di riduzione del rischio, di riduzione dei danni alle persone e agli ecosistemi. Quindi la mitigazione ha una logica diversa che è intrinsecamente multisettoriale e complessa. E
la sua essenza, secondo me, è quella di porre il tema del rischio al centro delle azioni umane. La riduzione di perdite, la prevenzione di possibili danni, possibili costi, è il punto centrale delle strategie di adattamento. E questo ovviamente pone un problema che a me piace chiamare paradosso della prevenzione. Noi in generale sappiamo che le azioni preventive, ad esempio di fronte a rischi naturali generati o meno dal cambiamento climatico, la prevenzione ha dei benefici che sono enormemente superiori ai costi. Alcune stime fatte negli Stati Uniti ci dicono che per ogni dollaro investito in prevenzione ne tornano indietro 4 in termini di costi risparmiati. Ma il problema fondamentale è che la prevenzione e quindi il cuore della strategia di adattamento richiede degli investimenti che sono immediati, con dei ritorni che sono possibilmente molto lontani. Quindi chiama in causa il nostro atteggiamento verso la valutazione del futuro e delle prossime generazioni, ma chiama in causa anche un altro problema che fa parte di questo paradosso, e cioè che le perdite evitate non sono osservabili. Se noi evitiamo o riduciamo una perdita possibile, necessariamente non la osserviamo. Come possiamo valutarla? Come possiamo tradurre questa perdita evitata in termini di benefici della prevenzione? Di fatto, non osservandola, abbiamo solo lo strumento dei controfattuali di tipo modellistico. E molto spesso questo non è sufficiente a darci una valutazione perfettamente convincente per i policy maker che, investendo in prevenzione e riduzione del rischio, vi sarà un grande risparmio netto. Quindi alla fine la nostra attitudine come, diciamo, entità collettive che prendono decisioni diciamo attraverso la sfera politica soprattutto è quella di accettare i rischi investendo molto poco in prevenzione. Questo per dire che la diciamo, strategia di adattamento ha delle barriere intrinseche che sono di tipo scientifico ma anche di tipo culturale e di attitudine dei decision maker e di chi fa strategie e prende decisioni. L'altro aspetto che caratterizza l'adattamento è che in molti casi il suo costo è rappresentato da quello che gli economisti chiamano un costo di opportunità, cioè è il costo del non fare. Prima sottolineavo come le strategie di mitigazione siano strategie del fare, dell'investire, del mettere in campo tecnologie. Nel caso dell'adattamento, se devo ridurre i rischi, se devo prevenire, se devo aumentare la resilienza, come spesso diciamo, questo può comportare il non fare. Da un punto di vista territoriale può comportare il non insediare attività produttive in aree che possono essere soggette a rischi climatici o estremi climatici dovuti al clima, può voler dire perfino spostare insediamenti, perché quando io tengo in considerazione il rischio climatico, quei territori, quelle persone possono diventare a rischio. Quindi è una strategia che può comportare il non fare e quindi perdere delle opportunità di sviluppo. Voi capite benissimo che se mettiamo assieme, diciamo, quanto dicevo prima sul paradosso della prevenzione, quindi costi attuali verso benefici futuri incerti, ci aggiungo la componente del non fare alcune cose
in una strategia di adattamento, evidentemente troviamo tutti gli elementi per una barriera significativa allo sviluppo di strategie convincenti. Questo è un tema, secondo me, che poi si traduce in questa varietà e anche in determinatezza o debolezza degli approcci, delle metodologie, delle pratiche di implementazione delle strategie di adattamento. E quindi vengo al possibile ruolo delle proprietà collettive in questo contesto. Oggi, appunto, sotto la spinta della necessità di adattamento, la pianificazione territoriale è di fronte a delle sfide che a volte chiamiamo governance multilivello, chiamiamo governance partecipative, chiamiamo politiche di engagement della popolazione, comunque strategie che hanno una dimensione multipla e di tipo generalmente conservativo, proprio per incorporare quella consapevolezza del rischio e della necessità di resilienza di cui dicevo prima. Allora, di fronte a questa domanda di nuova modalità, nuova logica, nuova cultura di pianificazione, io credo personalmente che il modello delle proprietà collettive sia un modello assolutamente adatto, rappresenti una struttura, una logica e una serie di funzionamenti che possono dare delle risposte a queste diverse necessità di pianificazione legate all'adattamento. Il modello delle proprietà collettive è un modello per sua natura conservativo, di perpetuità patrimoniale, e la perpetuità patrimoniale è al centro dei concetti stessi di sostenibilità. Quindi riunisce in sé delle logiche di resilienza, di minimizzazione dei rischi, di prevenzione di perdite future, e riunisce in sé anche la dimensione comunitaria, quella dimensione comunitaria che è fondamentale in tutta la logica e la teoria dei commons e delle proprietà comuni. E quindi è un modello che è in grado di produrre dei beni pubblici in senso collettivo, che risulta adatto alle nuove esigenze della pianificazione territoriale. Ma voglio ulteriormente rilanciare e dire qualcosa sull'altra componente di macro trasformazione del quadro di cui accennavo all'inizio, cioè lo European Green Deal. Come è noto, il Green Deal è stato presentato dalla Commissione nel dicembre 2019, ma in questi mesi c'è stato un fermento e un attivismo straordinario da parte della Commissione. Solo nel 2020 sono state presentate 10 proposte e strategie che riguardano l'implementazione del Green Deal, la legge sul clima, la nuova strategia industriale collegata anche al nuovo action plan per l'economia circolare, la strategia Farm to Fork, la strategia sulla biodiversità, le due strategie sull'energia, i target per il clima, il nuovo piano d'azione per l'ambiente, la strategia sulla chimica e altro. Quindi la Commissione sta facendo sul serio, e questa onda dello European Green Deal sta trasformando tutta la politica ambientale ed energetica dell'Unione, con degli impegni e delle ambizioni che sono assolutamente al di là forse delle stesse aspettative di chi lavora professionalmente in questi territori. E
Quindi è un quadro di riferimento che secondo me genera altri tipi di domande o le specifica ulteriormente verso modelli gestionali del territorio come quelli rappresentati dalle proprietà collettive. Ricordo che la carbon neutrality richiede dei robusti sistemi territoriali di assorbimento e richiede soprattutto che non vengano consumati, e quindi dà una spinta certamente conservativa di gestione sostenibile dei territori, altrimenti non arriveremo alla neutralità climatica, che non può essere raggiunta solamente riducendo le emissioni, ma ha bisogno dei carbon sinks. La strategia sulla biodiversità recentissima della Commissione è una strategia fortemente conservativa che mette in gioco ad esempio diciamo anche le rinnovabili e lo sviluppo di queste tecnologie che nell'Unione sono per oltre la metà basate sulla biomassa. Quindi la parte agroforestale e territoriale è fondamentale per le rinnovabili, ma con degli aspetti anche di pressione sulla capacità degli ecosistemi di fornire i materiali per una traiettoria diciamo di rinnovabili da biomassa. La Farm to Fork, che cambia alcune coordinate del sistema agroalimentare, delle produzioni agricole ed agroforestali. Per cui c'è una grandissima attenzione in questa fase anche alle cosiddette nature-based solutions. C'è un filone importantissimo di ricerca, di ritorno alle soluzioni di tipo naturale per le città, per i territori. C'è una nuova attenzione a quelli che sono i servizi ecosistemici, tema certamente non nuovo per gli economisti ambientali e agroforestali. Sono da decenni che insistiamo a sottolineare la straordinaria importanza dei servizi ecosistemici, importanza sociale ed economica, conservazione del territorio, protezione dei rischi idrogeologici, servizi per il turismo. Abbiamo grandissimi filoni di ricerca su questo. E poi nuove connessioni tra bioeconomia ed economia circolare. Anche in questo caso citavo il tema delle risorse da biomassa per l'energia, ma oggi l'economia circolare ci dice che i materiali biologici possono prendere una traiettoria di chimica verde con delle straordinarie possibilità di valorizzazione economica di materiali estremamente poveri, spostandoli da un uso povero che è comunque quello energetico. Ricordo che attualmente è aperto una serie di call della ricerca europea a supporto dello European Green Deal che riguardano temi come appunto, li leggo in inglese, scusatemi, Restoring Biodiversity and Ecosystem Services, ma riguardano anche il behavioral, social and cultural change for the Green Deal, riguardano anche enabling citizens to act on climate change. Quindi da un lato gli ecosistemi, dall'altro la chiamata in campo dei cittadini, dei cambiamenti di comportamento, delle capacità sociali, e quindi sostanzialmente il ruolo non tanto degli individui, ma certamente quello delle comunità. Quindi un quadro che anche dal lato delle politiche europee rafforza l'idea che i modelli di proprietà collettive siano modelli adatti, siano modelli capaci di dare una risposta, siano in qualche modo delle best practice, quelle che attualmente chiamiamo best practice. Beh, in fondo le abbiamo da secoli, best practice nella gestione del territorio, che rispondono a criteri di sostenibilità, perpetuità del patrimonio, coinvolgimento delle comunità.
città. Cosa è successo? Lasciamo. Scusate, immagino ci sia una caduta di banda del professor Zoboli. Aspettiamo qualche secondo per vedere se riesce a riprendere la linea. Sono cose che capitano, è dovuto anche all'orario in cui si collegano molte più utenze in genere e quindi tutte le bande personali da casa eccetera hanno un calo d'uso. Abbiate pazienza, io gli darei qualche secondo. Mi sentite? Adesso sì, professor Zoboli. Ecco. Ok. Ci sono ancora 10 minuti per cortesia. La connessione. Sì, sto finendo. Ma dicevo il punto che volevo sottolineare è quello che il clima cambia anche per le proprietà collettive, quindi la natura non è più stabile, quindi anche gli approcci alla gestione delle proprietà collettive devono entrare in una fase di adattamento in cui vengono presi in considerazione il rischio. Professor Zoboli, le suggerirei di spenga la telecamera per cortesia, che così l'audio regge. Gli obiettivi di resilienza. Ok. Aspetti, Abbia pazienza. Mi sentite? Sì, molto meglio. Sì, chiaramente, certo. Sì, ok, benissimo. Allora vi dicevo, possono nascere anche nuove idee. Ne suggerisco una. Io partecipo allo steering committee di un programma di ricerca svizzero, dove c'è un bellissimo progetto che riguarda la possibilità di mettere in campo degli schemi assicurativi naturali. E cioè essenzialmente la possibilità che invece di affrontare i rischi climatici attraverso schemi assicurativi convenzionali possano essere ideate delle forme di assicurazione in cui le comunità diciamo pagano i gestori del territorio per assicurare una diciamo funzione protettiva delle foreste e degli altri. Naturalmente è una sfida, ci sono chiaramente dei problemi nella stesura di contratti assicurativi di questa natura, ma è comunque un processo che non può essere escluso, quello di avere dei sistemi in cui la componente di gestione territoriale si fa garante della sicurezza delle comunità attraverso la sua buona gestione dei patrimoni. Quindi concludo invitando ad un nuovo dialogo tra le proprietà collettive e i processi di pianificazione e amministrazione del territorio, perché questi ultimi hanno bisogno di modelli di riferimento e le collettive possono darli. C'è un nuovo contratto, secondo me, da stipulare, lasciando alle spalle anche anni di decenni di contrasti nella gestione del territorio, offrendo le collettive come strumenti capaci di realizzare beni pubblici che corrispondono alle strategie di adattamento e alle politiche europee di questa stimolante fase. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie, professor Noli. Proprio stimolante la sua relazione e ci propone però un grande compito nel futuro, proprio in quella forma transdisciplinare
di cui parlavamo prima. Grazie molte. La parola a Don Salvatore Frigerio. Don Salvatore Frigerio, leggo da quelle notizie che ho io, ecco, è monaco camaldolese presso il Fonte di Monte Avellana. È un teologo, biblista, e qui mi permetto di dire è competente sul mutamento della nozione di tempo, dai tempi brevi in cui tutto è dovuto subito e tutto, ai tempi più lunghi, quelli che vanno oltre il secolo. E dico il perché. Perché ancora nel 96 venne presentata la carta di Fonte Avellana come documento strategico per lo sviluppo dei territori montani. Don Frigerio sviluppò il progetto di codice forestale camaldolese che ha suscitato l'interesse dell'UNESCO e quindi è stato designato meritevole di una targa targa UNESCO per questi suoi lavori. Dico anche altre cose, quando deve riflettere forse fa anche il pittore e lo scultore. Grazie Don Salvatore di aver accettato di essere con noi in questa trasmissione e di portarci il suo contributo. Il contributo riguarda un tema molto particolare. Non servoli sed homines. Rapporti del monachesimo camaldolese e avellanita con il territorio. Quindi congiungiamo quello che ci suggeriva poco fa il professor Zoboli con l'esperienza molto antica dell'esperienza romualdina e camaldolese successivamente. Grazie Don Salvatore. Prego a lei la parola. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie a lei, professore, e grazie a tutti per la vostra pazienza anche. Io sono sorpreso anche e molto lusingato per questo invito a questo vostro importantissimo convegno. Io appunto vengo da una comunità che vive nel monastero di Santa Croce di Fonte Avellana, sulle pendici del Monte Catria. Sono nella regione Marche. Preciso questo in quanto la comunità è erede di una tradizione che dal X secolo si è posta in rapporto creativo con l'ambiente, un ambiente che era eminentemente agricolo sul territorio. Solo più tardi, vale a dire nel secolo XVI, la congregazione avellanita di Fonte Avellana è stata aggregata a quella di Camaldoli di Arezzo, che è custode di una tradizione forestale. Ma la comunità di Fonte Avellana non ha perso la propria tradizione territoriale. Dunque, ho detto ambiente eminentemente agricolo per le Marche, come del resto appare ancora in questa regione, nella molteplicità delle sue aziende e delle sue comunanze. L'eremo e monastero di Fonte Avellana rappresenta uno dei più importanti esempi di integrazione
tra monachesimo e realtà sociali presenti nel Medioevo. La comunità vellanita, che è nata tra il 975 e il 980, ha realizzato nei primi secoli del millennio un vero e proprio esperimento di cristianesimo sociale. Un esperimento che ha favorito la crescita sociale ed economica delle popolazioni locali e si realizzò grazie al carisma e all'opera di riforma dei suoi priori. In particolar modo, chi ne ha fatto una congregazione è stato proprio San Pier Damiani, è morto nel 1072. In tale progetto, in particolare, si riconosceva la sacralità del lavoro manuale e l'importanza sociale dell'agricoltura, che nel Medioevo veniva esercitata con forme di schiavitù e di sfruttamento. Molto più tardi, seppur in continuità dinamica dell'amministrazione vellanita, Sant'Albertino da Montone, che è stato priore dal 1265 al 1294, ha offerto soluzioni nuove di gestione dei rapporti tra proprietà e lavoro, cedendo terre ai villaggi in cambio di una pace sociale più importante. Ha inaugurato nuovi parametri di ripartizione dei frutti della terra tra lavoratori e proprietari e anche di affido del suolo stesso. Gestì i poteri del monastero attribuendo ai salariati responsabilità e autonomia. Con l'affermazione che diceva essere i contadini non servuli sed homines, ha avviato una rivoluzione che ha garantito la pace e che ha proiettato in avanti di quasi 7 secoli i rapporti sociali e gestionali del lavoro agricolo. Terre e famiglie gestite nella ricerca di un bene che mette al centro l'uomo e non il profitto. E le due cose non si escludono, perché dove l'uomo è libero, il suo valore, il suo lavoro vale infinitamente di più in tutti i sensi. Un elemento caratteristico che ha contribuito a modellare nel tempo l'agricoltura della regione è stato l'appoderamento delle terre, importantissimo nel determinare la forma del paesaggio, così come ora si presenta a noi. È stupendo attraversare le Marche e vedere quei colori diversi dei territori che sono proprio frutto di questo appoderamento. Il fenomeno è descritto e testimoniato in diversi documenti che parlano della lunga storia della Mezzadria. L'istituto, fiorito dalla gestione di Albertino da Montone e diffusosi nelle Marche da quel XII secolo fino al 1900. Il ruolo della Mezzadria è stato rilevante anche nel processo di industrializzazione della regione, in quanto questa forma di conduzione agricola, che ha resistito nella regione molto più che altrove, è stata la fonte delle energie imprenditoriali e lavorative dell'industria artigiana, nonché della sua flessibilità. Caratteristica di tale processo di sviluppo è stata infatti l'essersi basata su imprese autoctone, piccole, diffuse sul territorio e intimamente collegate con l'ambiente della campagna e delle piccole e medie città. Pensate che nel 1993, un sociologo del territorio marchigiano mi ha assicurato che 9 imprese artigiane su 11 erano familiari. Rimane ancora però nelle Marche un'eredità vissuta, anche se non consapevole,
di quell'autonomia avviata da Albertino da Montone e incarnata ora nelle comunanze, nelle università degli uomini originari, nelle partecipanze emiliane, che sono presenti nei comuni, ma operanti con autonomia riconosciuta nella gestione dei territori, che sono soprattutto territori boschivi, il cui possesso è condiviso dalle famiglie loro associate. Ciascuno di questi enti ha statuto proprio. L'autonomia dell'amministrazione comunale, di cui sono cittadini residenti, permette loro una struttura civica che comporta l'elezione di un presidente, di un consiglio e di un collegio amministrativo autonomi, pur dialoganti con l'amministrazione comunale suddetta. Mi permetto qui, prima di citare il decreto legislativo 3 aprile 2018, numero 34, in materia di foreste e filiere forestali, di fermare l'attenzione su un documento troppo sconosciuto, ma la cui importanza ne ha fatto la bozza della Costituzione italiana. Parlo del Codice di Camaldoli. Nel luglio del 1943, esattamente nella settimana che ha preceduto l'arresto di Benito Mussolini, e mentre Adolf Hitler cantava vittoria sull'Europa, alcuni intellettuali cattolici furono accolti dalla comunità monastica di Camaldoli, già da loro conosciuta per la frequentazione delle settimane Fuci, avviate da Monsignor Giovanni Battista Montini, che allora era il loro assistente nazionale. Li accompagnava Monsignor Adriano Bernareggi, assistente ecclesiastico dei laureati di Azione Cattolica. I partecipanti, laici e religiosi, avvertivano fortemente la necessità, nel drammatico momento che il Paese e tutta l'Europa stavano vivendo, di riflettere sui principi fondamentali del pensiero sociale cattolico. E questo avveniva dopo l'enciclica di Papa Pio XII sulla dottrina sociale della Chiesa. Il bombardamento su Roma interruppe i lavori avviati, che furono proseguiti nella capitale, coordinati dal professor Pasquale Saraceno. Evidentemente il testo che ne è derivato fu pubblicato nella primavera del 1945 con il titolo Principi dell'ordinamento sociale, che è divenuto poi noto come il Codice di Camaldoli. Nella presentazione del testo si legge che sono punti fondamentali del problema della comunità umana con riguardo ai vivi e urgenti problemi del lavoro e della vita economica, e sono condivisi in 7 capitoli: lo Stato, la famiglia, l'educazione, il lavoro, destinazione e proprietà dei beni materiali, l'attività economica pubblica e la vita internazionale. Al numero 77 il codice affronta la produzione agraria. Inizia prendendo atto che l'esistenza e il permanere della piccola impresa agraria familiare condotta dal proprietario del suolo oppure da un affittuario o da un mezzadro, mentre costituisce una forma di produzione rispondente tanto alle esigenze della persona quanto a quelle del bene comune, non contrasta necessariamente con il progresso della tecnica agricola. La piccola azienda agraria rappresenta quindi, oltre che il campo di applicazione di forme tra le più nobili e complete del lavoro umano, anche un elemento di stabilità sociale e un organismo tecnico ed economico efficiente, là dove essa è tecnicamente realizzata, non diminuisce sensibilmente il rendimento della produzione,
né ostacola il progresso agrario. La piccola impresa agraria va tutelata e promossa, sia pure con la gradualità comportata dalle esigenze tecniche e di una trasformazione agraria, e ciò per conseguire la forma più alta rappresentata dalla piccola proprietà coltivatrice, che meglio soddisfa le esigenze della persona umana. Là dove condizioni tecniche non consiglino la formazione della piccola impresa familiare, si possono creare condizioni atte a favorire la gestione collettiva da parte dei lavoratori addetti al fondo stesso, particolarmente se riuniti in forma cooperativa con efficiente direzione tecnica. E poi al numero 78 il codice sottolinea la funzione sociale della proprietà dei beni di consumo. Tale proprietà collettiva può avere un oggetto per oggetto sia i beni di uso durevole, come case di abitazione, luoghi di riposo, di ricreazione, di cura, eccetera, sia beni di consumo immediato in vista di favorire un ordinato svolgersi del processo di distribuzione e un razionale approvvigionamento dei beni stessi da parte dei singoli membri della collettività. E al numero 79 affronta la cooperazione del processo di distribuzione dei beni di consumo. L'istituzione di cooperative per l'acquisto e la distribuzione fra i soci di beni di consumo può costituire un notevole apporto per una più equa ripartizione della ricchezza e per difendere il consumatore dalle conseguenze di un difettoso funzionamento del mercato. Pertanto l'autorità può favorire con opportune provvidenze l'istituzione di cooperative fra consumatori, a condizione che siano salvaguardate in ogni caso le norme di una sana gestione e che non abbiano a costituirsi a favore dei soci situazioni di privilegio, a danno del complesso degli altri consumatori, e cioè del bene comune. Qui sottolineo la ritornante sottolineatura che abbiamo in tutto il codice, il bene comune, che ricorre in tutte le pagine del codice, quale riaffermazione di una condizione base per la ricostruzione di una collettività nazionale allora distrutta da dittatori fautrici di regimi e guerra, demolitori di ogni rapporto liberamente operante. Questa insistenza sul bene comune ci fa pensare non a caso ad Albertino da Montone, instancabile mediatore del XIII secolo tra città-stato e comuni, tra comuni e feudi, tra feudi e proprietari, tra proprietari e contadini. Ma veniamo al secolo XXI, cioè al 3 aprile 2018, data del decreto legislativo in materia di foreste e filiere forestali. Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Italiana si propone la protezione delle foreste con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo nel tempo la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del paese. È quanto sottoscritto
è quanto sottoscritto quando si parla del principio. Sotto il titolo principio. Allora leggo in un vocabolario alla parola principio uno dei suoi significati, criterio, norma a cui l'uomo ispira il proprio comportamento, in genere considerato sano solo se corrispondente ai criteri accolti come tali dall'ambiente e dalla tradizione. E in questa normativa dello Stato italiano è scritto: al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvio-forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terreni, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni. Risuona fortemente anche qui il principio del bene comune, attento agli usi civici delle popolazioni. Quegli usi che tanto esprimono e distinguono i territori di tutto il nostro paese, la cui ricchezza richiede l'urgenza attenta e promotrice delle amministrazioni, guidate e sostenute da una cultura capace di un ascolto generatore di risposte adeguate. Pensavo a questo proprio ascoltando il relatore precedente. Si veda a proposito il progetto Strategia per le aree interne del professor Fabrizio Barca, dirigente del Ministero Economia e Finanze del governo Monti 2011-2013. Mi permetto ora di citare una frase del proemio alla regola della vita eremitica redatta nell'anno 1520 a Camaldoli. La leggo nella traduzione in lingua fiorentina fatta nel 1575. Considerata con più diligenza la forma delle predette più antiche costituzioni, ed avendo rispetto alla consuetudine e al modo di vivere dei presenti tempi, si sono raccolte e messe insieme quelle cose che sono state giudicate migliori e più vicine alla vita, per quanto si è pesato che a questi tempi possa portare l'umana fragilità. Nessuna Costituzione è né così santa né così lungo tempo stata preveduta, la quale nei tempi a venire non patisca molti difetti e la quale non abbia quindi alcuna volta bisogno di correzione. Questa attenzione ai tempi, ai luoghi, alla vita, un'attenzione costante, perché i tempi sono i luoghi della maturazione. Si tratta della regola scritta nel cuore della foresta appenninica del Casentino, dove la comunità romualdina ha avuto le sue origini intorno al 1025-1027. Foresta con la quale ha stabilito uno straordinario rapporto di reciproca custodia, affermando appunto che noi custodiamo la foresta che ci custodisce. La regola sopra citata è un compendio dinamico delle precedenti, tutte intese a regolare e a crescere in ciascun monaco il rapporto vitale con la comunità e con l'ambiente, considerato questo non un oggetto da gestire, ma un soggetto da condividere. Perciò in questa regola
noi leggiamo, do la traduzione italiana, se saranno gli eremiti studiosi veramente della solitudine, bisognerà che abbiano grandissima cura ed diligenza che i boschi, i quali sono intorno all'eremo, non siano scemati né diminuiti in nessun modo, ma piuttosto allargati e cresciuti. Si possono dunque tagliare abeti per edificazione della chiesa, delle celle e delle altre stanze ed officine dell'eremo, ed finalmente per riparazione ed edificazione dei luoghi appartenenti al medesimo eremo, con la sola licenza e commissione del maggiore, purché servano alle cose predette. Quando poi bisognasse tagliarne quantità maggiore per qualche urgente necessità, ciò si faccia, ma con speciale licenza del capitolo dell'eremo, cioè di tutta la comunità dell'eremo, né ad altri non si conceda autorità di tagliare abeti. E quando se n'ha da tagliare, siano tagliati in quei luoghi e in quegli abeti che manco diminuiscono la selva e manco le tolgano la sua bellezza e vaghezza. Già nel 1080, il quarto priore dell'eremo, scrivendo la prima regola e citando i sette alberi che il profeta Isaia elenca nel suo libro, redige una pagina di altissima poesia, considerando le proprietà dei singoli, le proprietà specifiche dei singoli alberi ed equiparandole alle virtù dei monaci, concludendo questa pagina, che è una pagina stupenda, conclusa da questa esortazione che traduco dal latino. Tu dunque, parla ai monaci, ai suoi monaci, tu dunque sarai un cedro per la nobiltà della tua sincerità e della tua dignità, biancospino per lo studio alla correzione e alla conversione, mirto per la discreta sobrietà e temperanza, olivo per la fecondità di opere di letizia, di pace e di misericordia, abete per elevata meditazione e sapienza, olmo per le opere di sostegno e pazienza, bosso perché è informato di umiltà e perseveranza. Questa pagina ha informato tutto il rapporto della comunità, non solo con la foresta, ma con tutto il territorio e i suoi abitatori, cioè con quanto vive nel territorio. Essa era attenta a custodire la montagna per provvedere alla pianura, a occuparsi del sistema idrogeologico per contenere le piene dell'Arno che attraversa il Casentino, a investire i proventi della filiera del legno, la foresta era diventata un'impresa economica nota in tutta Italia, e quindi investire i proventi in opere utili al territorio e anche oltre la regione, perché quei proventi non appartenevano alla comunità monastica, ma appunto al territorio, e ne fruivano anche coloro che lavoravano in foresta, con partecipazione agli utili, stipendi, pensione di vecchiaia, cure sanitarie gratuite nell'ospedale di Camaldoli, creato nel 1046 dai monaci. Ora, una vasta operazione resa possibile da una invenzione, da una convenzione che Linnea oggi crea, ha permesso una ricerca archivistica capillare che ha individuato e digitalizzato oltre 45.000 documenti riguardanti quegli 856 anni di presenza monastica operante sul territorio appenninico, questo fino alla soppressione sabauda dell'866. Ecco, la preziosa documentazione archivistica è stata studiata dalle università coinvolte di Ancona e di Padova, sempre coordinate dal dottor Raul Romano e dal Collegium Scriptorium Fontis Avellane. Le quattro pubblicazioni, frutto di questo lavoro, hanno suscitato l'interesse dell'UNESCO e
ed è in corso il progetto per il riconoscimento dell'etica uomo-ambiente camaldolese quale bene immateriale universale. Recentemente Ermete Realacci, fondatore e presidente della Fondazione Simbola, in un dibattito televisivo su etica e ambiente, ha concluso: i monaci nel 1500 ci hanno detto che cosa dobbiamo fare oggi. Grazie per il vostro ascolto. Grazie Don Frigerio per le numerose suggestioni che ci ha proposto. Manca una pagina. Ne confermo una. Lo Scario, il presidente della magnifica comunità di Fiemme, durante la guerra ha fatto effettuare tagli straordinari del legname. L'ispettore forestale l'ha denunciato perché i tagli forestali non dovevano essere ammessi. È andata a giudizio. Il giudice ha risposto in questa maniera, interrogando lo Scario. Intanto dichiarando di non dover procedere, in quanto nella delibera di procedere a tagli straordinari è stata presa una seconda delibera, cioè meglio, nella prima delibera si dichiara di procedere allo taglio straordinario per comprare farina, quindi siamo nel 44, comprare farina per il bisogno della comunità. Ma dice, contemporaneamente è stata presa una seconda delibera, che quando sarebbero ritornati tempi normali, si sarebbe consentito la ricostituzione del patrimonio forestale con tagli minori di quelli previsti dal comitato, dal progetto di gestione per ricostituire il patrimonio. Quindi trova dalle Marche, dal Casentino, una conferma nelle Alpi settentrionali. Grazie molte, Monsignor Salvatore, per le sue suggestioni. Andremo a leggere con attenzione ancora più profonda questa sua provocazione, che, come dicevo prima, ci porta dal breve periodo, risolvere i problemi immediati della fame, della distruzione del territorio, rifare i tetti, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo guardando alla gestione del territorio sul lungo periodo. Grazie molte, Don Salvatore, e auguri alla comunità monastica di Fonte Avellana. Dopodiché do la parola, qui siamo ritornati in perfetto orario, quindi grazie anche ai tempi osservati da Don Frigerio. Siamo ritornati nelle ore giuste. La parola va al professor Francesco Musotti, professore di economia agraria nell'Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, Unità di Economia Applicata, sul tema centralità della terra e degli assetti fondiari collettivi,
alla luce del pensiero economico agrario italiano, l'insegnamento di Pietro Cuppari. Quindi ritorniamo con affrontare in questo tema una trilogia che il professor Musotti ci ha presentato nel corso di questi tempi qui a Trento e che del resto era nel sottotitolo della nostra riunione le conclusioni fatte nel passato ci pongono a discutere sulla centralità della terra. Professor Musotti, a lei. Grazie professor Nervi. Inizio questo mio intervento innanzitutto manifestando il compiacimento per la straordinaria efficienza che il centro sta dimostrando. Noi ancora stiamo combattendo con il Covid, voi lo avete sconfitto perché siete riusciti a mettere in piedi un programma che è del tutto degno dei programmi degli anni scorsi. Quindi complimenti, siete stati davvero formidabili, come diceva dianzi il professor Grossi. Allora, la mia riflessione si aggancia al tema della centralità, alla centralità della terra, che è un tema, diciamo così, dal punto di vista della teoria economica, è un tema un po' strano perché per la teoria, diciamo così, della produzione dominante, quella neoclassica, quella marginalista, non ha senso parlare di centralità di un fattore della produzione, no? I marginalisti ragionano su una funzione di produzione, il prodotto è funzione di n fattori e ciascun fattore risponde a una determinata logica. Non si pone il problema di individuare un fattore che sia centrale, no? Quindi ragionare in termini di centralità della terra significa andare a esplorare zone non ortodosse della teoria economica. Io in questo mio ragionamento mi sono rifatto al modello di un economista straordinario, lo dico a tutti quelli che gravitano intorno al centro di Trento, un economista straordinario quale può essere Georgescu Regen, un economista, come sappiamo, straordinariamente eterodosso, che con il modello produttivo, con il modello, diciamo così, di concettualizzazione della produzione, noto come fondi e flussi, ci ha permesso invece di ragionare in termini di centralità di un qualche fattore della produzione. Quindi ragionando alla Georgescu Regen, cosa significa centralità di un fattore della produzione? Significa ragionare sotto due ottiche, in primo luogo. Possiamo avere una centralità di tipo tecnico e possiamo avere una centralità di tipo economico. Cosa significa centralità di un fattore dal punto di vista tecnico? Significa che tra gli n fattori di produzione, in un'azienda, riferimento all'agricoltura, c'è un fattore limitante per eccellenza. Dal punto di vista storico, qual è stato il fattore limitante per eccellenza nell'attività agricola? È stata ovviamente la terra. Noi comunemente quando parliamo di un'azienda agricola, la prima cosa che diciamo di quanti ettari è quell'azienda? Io ho un'azienda di tot ettari. Quindi per definizione è un dato quasi sottinteso. In agricoltura storicamente si intende per fattore tecnicamente limitante e quindi tecnicamente dominante la terra. Però c'è un altro concetto di centralità, la centralità di tipo economico. Cosa intendiamo per centralità di tipo economico? Intendiamo riferirci al fattore che caratterizza, che permea le tecniche di una certa azienda agraria. Qual è ovviamente il fattore che caratterizza le tecniche, che permea le tecniche di una certa azienda agraria? Il fattore che in una data azienda è più abbondante, sia in termini assoluti che in termini relativi. Facciamo un esempio per capirci subito. In un'azienda agricola di tipo capitalistico, un'azienda capitalista quindi che lavora col lavoro salariato,
il fattore economicamente dominante è il capitale. L'imprenditore agricolo capitalista, disponendo soprattutto di capitale, dovendo acquisire il lavoro sul mercato, cerca colture, cerca di utilizzare tecniche produttive centrate sul capitale. Io più capitale metto a disposizione del lavoro, più riesco a massimizzare la produttività del lavoro e quindi più sono in grado di pagare i salari di mercato. Viceversa, in un'azienda diretto coltivatrice, qual è il fattore economicamente dominante? È ovviamente il lavoro. In un'azienda diretto coltivatrice c'è abbondanza di lavoro, spesso è un lavoro che può essere fornito dall'intera famiglia, invece il fattore, diciamo così, costoso che si deve andare a cercare con grandi sacrifici sul mercato è proprio il capitale. Ora, se questa distinzione è chiara, come credo, è molto semplice, e ripeto, una distinzione che non ha nulla a che fare con la teoria economica standard marginalista, ma la possiamo desumere dal modello fondi e flussi di Georgescu Regan, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che per secoli nell'attività agricola che il mondo ha conosciuto avevamo un fattore tecnicamente dominante e limitante, la terra, e un fattore economicamente pervasivo e strutturante, il lavoro. Un esempio straordinario di questo accoppiamento è l'agricoltura mezzadrile toscana, adesso capiremo perché faccio subito questo riferimento, dell'Ottocento. Nell'azienda mezzadrile toscana avevamo il problema della terra, fattore limitante, e una grande abbondanza di lavoro. Su quel modello di agricoltura lì si forma il pensiero di Pietro Cuppari, l'autore di cui vi parlo quest'anno. Io quando partecipo a queste riunioni spesso e volentieri faccio esercizi di storia del pensiero economico, che è diventata la pratica scientifica a me più cara in questi anni. Chi è Pietro Cuppari? Pietro Cuppari è un personaggio di straordinario rilievo che purtroppo tanti economisti agrari giovani non assolutamente ignorano, purtroppo non è colpa loro. Pietro Cuppari è una figura, diciamo così, come tutte le figure rivoluzionarie di cambiamento, ha una natura, diciamo così, ha un carattere difficile da inquadrare, se vogliamo anche un po' ambiguo. Gli economisti molto, molto rigorosi, quando vanno a leggere i testi di Cuppari, dicono: ma questo non è un economista agrario, è un agronomo, è uno zootecnico. Gli economisti agrari un pochino più attenti, che leggono tutta quanta l'opera di Cuppari, si accorgono che i primi suoi scritti, sì, sono essenzialmente gli scritti di un agronomo. Però nel corso degli anni, nei suoi scritti, sempre in maniera più nitida, si delinea un pensiero che è strettamente economico, ovvero sia gli scritti di Cuppari fino alla fine. Cuppari nasce nel 1816 e muore molto giovane, nel 1870, a soli 54 anni, e in 15 anni scrive praticamente tutto quello che scrive. Nel 1846 viene chiamato dal marchese Cosimo Ridolfi a dirigere il Regio Istituto Agrario di Pisa, che è stata la prima scuola università a livello universitario di agraria al mondo, non in Italia, ma nel mondo. La prima scuola di livello universitario al mondo di agraria è stato il Regio Istituto di Pisa. 1846, ancora c'erano in Toscana i Lorena, ovviamente. Cioè era ancora il Granducato di Toscana. Era un istituto avviato dal grande marchese Cosimo Ridolfi, politico, straordinario imprenditore agricolo. Ridolfi conosce questo giovane studioso, un tipo un po' strano, perché si era laureato in medicina a Messina, era figlio di una famiglia di ricchi possidenti siciliani, quindi nonostante gli studi in medicina, che però vedremo saranno molto importanti, finita l'università si mette a girare l'Europa a studiare le agricolture europee, quindi molto diverse da quella siciliana. Torna in Italia, incontra Ridolfi rimane stupito dalla competenza di questo giovane,
d'accordo? Nel 1846 ha solamente 30 anni, Cuppari, quando viene incaricato di dirigere la scuola. E quindi in che cosa consiste il contributo sostanzialmente di Pietro Cuppari? L'ho appena accennato. Pietro Cuppari trasforma le sue conoscenze agronomiche e zootecniche in, diciamo così, una conoscenza utile alla conduzione dell'azienda agraria. Quindi progressivamente nello sviluppo dei suoi studi e nella pratica didattica al Regio Istituto di Pisa, sostanzialmente costruisce un pensiero economico centrato sull'azienda agraria partendo da cognizioni che sono strettamente agronomiche. Quindi diciamo costruisce un pensiero economico in forma fortemente eterodossa rispetto a quello che era il cammino dell'economia politica. Negli anni in cui si sviluppa il pensiero di Cuppari sta nascendo la teoria neoclassica. Il pensiero di Cuppari è quanto di più lontano dalla teoria neoclassica. Perché è lontano? Il pensiero di Cuppari, e qui torna il discorso della sua laurea in medicina, è il pensiero di un agronomo che inevitabilmente nell'attività agronomica applica le cose che ha imparato all'università per diventare medico. Cosa studia il medico? Il medico studia il corpo umano, studia un insieme fortemente integrato, un insieme di parti che tra loro sono strettamente interrelate. Cosa è l'azienda agricola di tipo mezzadrile toscano che ha davanti agli occhi Cuppari? È un sistema composto di parti fortemente interrelate. Quindi, necessariamente, direi gioco forza, nella mente di Cuppari, quelli che io prima ho chiamato i fattori della produzione, che i neoclassici chiamano i fattori della produzione, tutto ha idea a meno che di chiamarli fattori. Tutte le componenti di un'azienda agricola tra loro devono cooperare, devono equilibrarsi per poter agire in maniera fruttuosa dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo. Un corpo sano, un organismo vivente sano, è un corpo armonico fra tutte le sue parti. Un'azienda agricola sana, nella testa di Cuppari, deve essere un corpo armonico in tutte le sue parti. Quindi quelli che gli economisti standard chiamavano fattori della produzione sono da lui chiamati cooperatori della produzione. Tutti gli elementi che dentro l'azienda agricola contribuiscono a produrre sono cooperatori della produzione. Cambia radicalmente il concetto, prima che il linguaggio cambia la concettualizzazione. Cosa significa un'azienda agricola intesa come organismo vivente? Significa un processo produttivo che è strutturato secondo un principio di fortissima proporzionalità tra i vari cooperatori della produzione. Quindi l'agricoltura, quale viene teorizzata da Cuppari, è un'agricoltura fondata su un principio, diciamo, di proporzionalità. Cuppari muore nel 1870, guarda caso, muore nell'anno in cui convenzionalmente si suole indicare la nascita della teoria economica marginalista neoclassica. Sembra quasi una coincidenza un po' beffarda. Dicevo prima, nella teoria della produzione neoclassica non si parla neanche di azienda, quindi quello che era l'oggetto della riflessione di Cuppari è ignorato dalla teoria economica neoclassica. La teoria economica neoclassica ha il suo cuore nel modello dell'equilibrio generale di Vallerà, diciamo così, il trionfo dell'equilibrio generale. Quindi nel mondo neoclassico esistono processi di produzione in cui si utilizzano fattori di produzione che possono combinarsi nelle quantità più svariate. Da che cosa sono dominate, determinate queste quantità svariate? Dai prezzi relativi dei fattori della produzione. Se il capitale è caro e il lavoro costa poco, io produrrò con poco capitale molto lavoro. Se il lavoro è caro e il capitale costa poco, produrrò con molto capitale e con poco lavoro.
massima libertà di combinazione tra i fattori. Un fattore diventa caro, lo sostituisco con un altro. Una logica completamente, diciamo così, opposta a quella di Kuppari. Non c'è più proporzionalità tra gli elementi produttivi, ma c'è un'assoluta sostituibilità. 1870 non è solo l'inizio del pensiero economico neoclassico, siamo in piena, diciamo così, sviluppo della filosofia positivista, che è il sottosuolo filosofico della teoria neoclassica. Filosofia positivistica cosa significa? Una fiducia smisurata nello sviluppo tecnologico, nel progresso scientifico. Cosa determina il progresso scientifico nei fatti dell'agricoltura? Un totale stravolgimento, il venir meno della centralità tecnica della terra, il venir meno della centralità economica del lavoro. L'agricoltura prodotta dalle rivoluzioni tecnologiche della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento determina la formazione di un'agricoltura centrata sul capitale. Tutte le aziende agricole, indipendentemente dalla forma di conduzione, tendono a convergere verso un modello in cui è centrale il capitale. Il capitale diventa centrale dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico. Il capitale, attraverso la motorizzazione, la meccanizzazione, tende a comprimere il contributo del lavoro. Il capitale, attraverso i miglioramenti fondiari, tende a ridurre il fabbisogno di terra. Voi pensate a quello che è successo in Italia durante tutto il Novecento. I terreni coltivati hanno perso milioni di unità di ettari e la produzione si è nettamente sviluppata. Quindi siamo riusciti a produrre una quantità maggiore di merci agricole su una quantità di terra molto più piccola. Il capitale poi dove è andato a concentrarsi? Sui terreni di pianura, sui terreni più suscettivi, di pianura o di piano colle, e hanno abbandonato tutto ciò che era montagna, alta collina e media collina. Cosa c'entra la proprietà collettiva? C'entra drammaticamente, perché la proprietà collettiva è centrata proprio, è presente essenzialmente in quei territori che sono stati abbandonati dal processo di capitalizzazione dell'agricoltura. Le legislazioni di liquidazione della proprietà collettiva, i processi a cui accennava prima il professor Grossi, di repressione della proprietà collettiva, di smantellamento della proprietà collettiva, sono stato il risultato dell'enorme processo di capitalizzazione e di progresso tecnico della pratica agricola. Quali sono stati gli effetti a cui cominciamo ormai da alcuni decenni ad assistere di questo processo di capitalizzazione dell'agricoltura? Questa enorme pressione del capitale sulla terra, che cosa ha comportato? Ha comportato degli effetti drammatici, In parte sono anche responsabili del cambiamento climatico. A mio avviso il cambiamento climatico è più una causa di sciagure per l'agricoltura che prodotto dall'agricoltura stessa, però in parte anche l'agricoltura contribuisce a produrre il cambiamento climatico. Sostanzialmente un'agricoltura fortemente capitalizzata ha distrutto quelle che erano tipicamente e storicamente le esternalità positive dell'agricoltura. Ha determinato impoverimento dei terreni, ripetendo sempre le stesse colture senza fare più avvicendamenti, i terreni si impoveriscono di sostanza organica. Ha determinato erosione dei suoli, ha determinato, come sappiamo, la contaminazione delle falde acquifere, ha manomesso i tantissimi paesaggi che avevano un valore culturale identitario per tantissime popolazioni, ha determinato dissesto idrogeologico e forse la cosa peggiore che ha determinato è stata la erosione della biodiversità. Non solo sono avvenute alla lunga tutte queste sciagure, ma da alcuni decenni si assiste anche a un rallentamento forte, molto marcato, nella crescita della produttività della terra. Quindi l'enorme capitalizzazione dell'attività agricola sta andando, evidentemente, ci sono tante statistiche adesso che non ho il tempo di ricordare, incontra dei rendimenti fortemente decrescenti. Di fronte a una situazione del genere,
ci scordiamo completamente Cuppari, che ci aveva raccontato una storia completamente diversa da quella che poi abbiamo vissuto dopo la sua morte. Eh no, come insegna un fortissimo, un eccezionale, secondo me, ecologo italiano, Fabio Caporali, il nuovo modello agricolo a cui è già iniziata la conversione a livello mondiale e verso il quale la conversione sarà necessariamente sempre più forte, è un modello agricolo che invece deve andare a recuperare l'insegnamento di Cuppari. Qual è questo nuovo modello agricolo che con grande fatica si sta facendo largo? Tutti i discorsi sull'agricoltura biologica fanno parte di questo modello, ma il modello a cui accenno è molto più grande, è il cosiddetto modello dell'agricoltura, del modello dello sviluppo agroecologico. È una, diciamo così, c'è tutta quanto una corrente di studi che devo dire è stata molto forte in Sud America e anche negli Stati Uniti, grazie a studiosi sudamericani, penso all'agronomo Alteri, per esempio, che ha fatto degli studi fondamentali in questo senso. Anche qui nella mia università ultimamente si sono cominciati a fare degli studi. Il professor Ciani, che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, negli ultimi tempi ha dedicato grande attenzione al modello agroecologico. Una persona che ha lavorato con lui mi racconta, ha un'azienda agricola, sta sperimentando queste tecniche e mi racconta i risultati eccezionali che dà questo tipo di modello agricolo. In cosa consiste il modello agroecologico? Nel ripristino del concetto di proporzionalità tra i cooperatori della produzione. È l'agricoltura che recupera gli avvicendamenti culturali, che recupera le colture consociate, che recupera l'agroforestazione e che pratica le colture di copertura, cioè quelle colture che non lasciano mai scoperta la terra durante l'annata agraria. Quali sono gli effetti di questo modello agricolo? Le persone che ci stanno lavorando mi danno tutte queste informazioni in maniera convergente. C'è un enorme aumento delle rese in termini di valore. La singola coltura rende meno che nell'agricoltura diciamo così, convenzionale, ma l'insieme delle colture che vengono coltivate sull'unità di superficie danno un valore molto più alto. E c'è una qualità della terra, quindi delle condizioni agronomiche, molto migliori, quindi la possibilità di restaurare i servizi ecosistemici di cui abbiamo sentito parlare questa sera. Quindi questo cosa significa? Significa che ragionando sul modello e continuando a sviluppare il modello agroecologico, rivedremo un'agricoltura che si riconverte verso la centralità tecnica della terra, che recupera in qualche misura la centralità economica del lavoro e che dal punto di vista della gestione delle aziende agrarie ha un bisogno drammatico di andare a recuperare, ovviamente con tutti gli aggiornamenti del caso, gli scritti di Pietro Cuppari. Grazie. Grazie. Grazie, professor Musotti. Ovviamente col ritorno della centralità della terra ridiventano centrali le proprietà collettive, in chiave integrativa delle attività delle singole aziende agricole, ovviamente. Grazie, professor Musotti. Le perdoniamo lo sforamento perché era giusto, ma era interessante la sua apertura verso nuove frontiere. Ecco, chiedo al professor Quaglioni se riassume la moderazione della seduta. Ecco, volentieri, volentieri. Tanto la parola come previsto volentieri. Dal programma. Molto volentieri, ti ringrazio. Abbiamo ancora tre interventi, così mi risulta dal programma. E il primo è quello di Roberto Gardini, segretario della Comunanza Agraria di Petregnano del Lago, Perugia, e di Sandro Ciani, coordinatore delle associazioni agrarie dell'Umbria.
Il tema è usi civici non solo prerogativa della montagna, ma modelli di possibili fonti di sviluppo del territorio. 20 minuti per svolgere questo intervento. Prego. Buonasera, sono Sandro Ciani e parlo, sono anch'io, vi ringrazio innanzitutto per averci invitato a questo evento. Nonostante le difficoltà di questo momento che stiamo attraversando un po' tutti, perché ultimamente poi l'Umbria è diventata zona arancio e quindi è difficile lo spostamento fra un comune e l'altro. Mi scusi se la interrompo, professore, mi scusi tanto, se giusti può mettere la schermo. telecamera è un pochino... Lo aggiusti un po' in modo tale che possiamo vederla interamente. Ecco, molto sì. Bene. Perfetto. Molto bene, grazie. Sì. Grazie a voi. E quindi ci siamo dovuti suddividere un po'. E io momentaneamente sono quasi sfollato perché non sono residente in Perugia, ma sono in un altro comune, quindi mi è difficile collegarmi con l'amico di Castiglione del Lago, per cui abbiamo suddiviso le parti in una frazione. La frazione che rappresenterà l'amico Roberto Giardini è quella che, diciamo, è sull'attività prevalentemente sociale che la sua comunanza svolge. E avevo preparato un piccolo documento, vi ringrazio tutti e ringrazio soprattutto il professor Nervi, non solo perché ha portato ormai alla 26ª edizione questa riunione scientifica che si svolge annualmente, ma soprattutto un ringraziamento mio particolare perché ha fatto sì che il suo appoggio ha fatto conoscere un po' l'Umbria in tutta Italia. E quindi questo è il mio un ringraziamento vero e sincero. E ringrazio anche il professor Grossi che in qualche periodo ci hanno dato sostegno per delle nostre iniziative e soprattutto per una vicenda un po' particolare che vede contrapposta una comunanza con una multinazionale di cui non faccio nomi. E quindi ecco, un ringraziamento anche al professor Musotti che ha ricordato mio fratello che purtroppo è scomparso 7 mesi orsone, quindi è un ringraziamento di sincero a gratitudine. E quindi passiamo un po' alle nostre questioni. E io che in relazione al tema dell'odierna 26ª riunione scientifica in materia di domini collettivi e dei diritti di uso civico, da molto tempo sostengo che se la regione Umbria gode fama di avere un ambiente discreto e paesaggi di rara bellezza, lo deve principalmente alla presenza di tutte le comunità agrarie, comunque siano esse denominate. Quando parliamo di comunanza agraria, di domini collettivi, di università agrarie, di partecipanze o di amministrazioni separate dei beni di uso civico o comunque di altra denominazione, la mente o ci induce a pensare o a zone montane o marginali. In Umbria, e questa diciamo la particolarità che per la quale ne abbiamo parlato con il professor Nervi, vi è un ambito territoriale particolare che smentisce questo stereotipo ed è rappresentato dal bacino circostante il lago Trasimeno. In questo contesto vi è la presenza di numerose associazioni agrarie, circa 12, di cui 9 solo nel comune di Castiglione del Lago. La scelta di portare a conoscenza di questo prestigioso consesso dell'esistenza della comunanza di Petrignano del Lago è dovuta principalmente dal fatto che la stessa non è ubicata in zona montana, ma si trova in una zona rivierasca del lago Trasimeno. La comunanza di Petrignano non è un caso isolato, in quanto nel comprensorio, come sopra accennato,
esistono, o meglio, esistevano altre 9 associazioni agrarie. 4 sono state sciolte negli anni 80 e 90 del secolo scorso. I loro beni erano stati assegnati per la gestione all'amministrazione comunale di Castiglione del Lago. E qui purtroppo dovremmo aprire un capitolo a sé, tanto per non un motivo per cui dobbiamo, una parentesi, è uno su tutti, che nella maggior parte dei casi detti beni vengono ancora oggi affidati dalle amministrazioni comunali che si sono avvicendate ad associazioni loro amiche e che non versano un centesimo alle medesime. E non esiste un bilancio separato come legge prevede, e come conseguenza veniva e viene arrecato danno al patrimonio di uso civico. Chiusa la parentesi. Nei secoli scorsi, come tutti, c'è una intrusione. Nei secoli scorsi le condizioni di vita nelle zone rurali erano assai misere. Gli abitanti di tanti borghi di campagna vivevano in condizioni disagiate, e usare tale termine qualche volta è un eufemismo. Anche nella fascia lacustre del Trasimeno purtroppo sussistevano tali situazioni. Mi sentite? Mi sentite? La sentiamo. Grazie. La maggior parte delle comunanze agrarie limitrofe al lago Trasimeno si sono formate grazie alle donazioni di famiglie nobili e borghesi. Tale realtà è verificabile dalla consultazione del catasto gregoriano risalente al 1820 circa, dove è riportata la descrizione di quanto sopra esposto. Una particolarità che accomuna queste associazioni risulta dagli statuti originari, nei quali si prevede di affittare a rotazione agli utenti più svantaggiati o in difficoltà economica i terreni della comunanza. Questo, nel caso di Petrignano, si trova nello statuto del 1897. La comunanza di Petrignano si è costituita di fatto agli inizi dell'Ottocento. Grazie alle donazioni di famiglie nobili e benestanti, ben presto la comunità si trovò a gestire un piccolo patrimonio di circa 40 ettari, che è ancora il patrimonio attuale. E nell'archivio di Stato di Perugia è possibile consultare i registri matrice e referta, nei quali compare la dicitura comunanza agraria di Petrignano, con una superficie di ettari 39 circa. La tradizione di affittare le terre ai più bisognosi si è protratta sino alla fine del secondo conflitto mondiale, periodo storico d'inizio dell'abbandono delle terre da parte degli agricoltori. Dall'inizio degli anni 60 tale meritevole consuetudine è andata affievolendosi sempre più, anche a causa delle mutate condizioni e migliorate condizioni economiche e dalla inerzia della dirigenza dell'allora comunanza. Ed è per tale motivo che alcuni detentori dei suddetti terreni non li hanno restituiti nei tempi dovuti, e con l'avvento della legge sui contratti agrari del 3 maggio 82 numero 203 i contratti in essere si sono ulteriormente prorogati. L'attuale consiglio di amministrazione ha dovuto mettere in campo tutte le migliori risorse per tornare in possesso dei beni senza ricorrere alle vie legali. E grazie alla solerzia del dottor Giardini, dapprima come segretario dell'ente, ora come presidente, la comunanza agraria di Petrignano andrebbe premiata anche per come tiene e conserva i registri e le contabilità dell'associazione. Attualmente tutti i terreni sono tornati nel pieno possesso della comunanza. Le migliori condizioni di vita della popolazione locale hanno fatto sì che la richiesta di poter affittare le terre si è attenuata totalmente, ovvero sia che non c'è più nessuno disposto a prendersi e coltivare questi terreni. Attualmente, per le motivazioni riscontrate nel poter tornare in possesso dei terreni, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a orientarsi anche su altri fondi, escludendo l'affitto, perché dopo si ritrova nella difficoltà di poter rientrarne nel pieno possesso.
Gli introiti della comunanza derivano prevalentemente dalla PAC e il regolamento 2078. Circa 20 anni or sono, e questo è la comunanza, in collaborazione con l'allora Arusia, ex ente di sviluppo, impiantò una tartufaglia artificiale a fini sperimentali. Purtroppo i risultati aspettati non sono, grazie ai Giardini che ci sta mostrando questa, queste immagini, non sono stati ottenuti a causa dei terreni che sono di natura autoctona, di medio impasto, tendenti al sabbioso, con un pH orientato all'alcalino. E è per questa particolare che le essenze micorizzate non hanno dato frutti attesi, in quanto il tartufo predilige prevalentemente un habitat sciolto, tendente all'argilloso e con pH acidulo. Inoltre, sempre in collaborazione con la Russia, è stato realizzato un bosco di circa 2 ettari, che attualmente necessita del diradamento. Tale operazione colturale crea qualche difficoltà operativa, comprese le lagnanze del corpo forestale. A tal fine, al fine di far sviluppare al meglio le essenze vegetali immesse, la comunanza agraria ha realizzato quasi in contemporanea e con le proprie risorse un lago artificiale per consentire l'irrigazione delle essenze impiantate. La particolarità di questi terreni è che sono terreni pianeggianti, ancorché situati sui 200 metri a livello del mare. Al fine di poter ricavare qualche risorsa dai terreni, si stanno portando avanti varie ipotesi per il loro utilizzo. 1. Affidamento ad una cooperativa del territorio la cui maggioranza dei soci siano giovani, oppure gestione ad associazioni che abbiano come scopo il recupero, il reinserimento o di dare una possibilità di lavoro a coloro che hanno patologie particolari ma che possono essere in grado comunque di svolgere lavori manuali. Si sta vagliando l'idea di una gestione diretta con l'assunzione di personale. Tale volontà è scaturita dal fatto che, vista la natura dei terreni, essi potrebbero essere destinati a colture ortive, poiché la risorsa acqua sarebbe ritraibile anche dall'invaso già esistente, o dalla coltivazione della famosa fagiolina del lago, attualmente presidio Slow Food ed in corso di riconoscimento IGP. Inoltre ancora si potrebbero introdurre nuove coltivazioni agricole, come sta accadendo nella zona di Città Castello, che da indirizzo tabacchicolo si sta orientando alla riconversione culturale con il luppolo, data la crescente richiesta per le produzioni della birra artigianale. Io qui concludo e passo la parola al presidente e amico Roberto Giardini per la seconda piccola parte di questo nostro di presentazione di questa piccola comunità. Grazie per l'attenzione e spero di poterci rivedere il prossimo anno a settembre nel consueto convegno che terremo al regionale a Massa Martana per i suoi 100 anni dell'esistenza della comunanza agraria. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Sono Roberto Giardini, presidente della comunanza agraria di Pietrignano del Lago, e io brevemente faccio un excursus su quello che la comunanza ha realizzato. Ha sempre messo a disposizione degli utenti il nostro avanzo di bilancio. Noi siamo un piccolo paese, un piccolo borgo, siamo 250 persone d'inverno e 400 insomma d'estate. Però ecco, tutto quello che possiamo fare lo mettiamo a disposizione per la società. E, per esempio, abbiamo preso in comodato un'area verde che è destinata dietro al circolo, dove noi ci facciamo le feste, abbiamo creato un parco con delle panche, dei tavoli ad hoc, abbiamo fatto un sacco di... Vi faccio vedere, ecco, qualche piccola foto, eccola, e dove effettivamente, eccola, abbiamo messo a disposizione, abbiamo fatto delle campagne, delle capanne,
abbiamo comprato appunto tavoli e tutto quanto per permettere una certa socialità. Abbiamo installato proprio un sacco di giochi, insomma, per i bambini, abbiamo fatto diverse cosettine e questo è a disposizione proprio della comunità, insomma, a tutti gli effetti. E, oltre a questo, investiamo gli introiti della comunità, sempre di avanzo di bilancio, investiamo in attività culturali e sociali. Questa qui che vedete in questo momento è una biciclettata che viene fatta con annessa colazione nel territorio della comunanza. Questo è un momento goliardico di colazione. Ma non solo questo, noi abbiamo un campo sportivo, questi sono stralci di giornale del 56, dove è stato creato il campo sportivo, sempre con i fondi della comunanza. Su questo campo sportivo, questa è la festa del 20 luglio, che è sempre effettuata e organizzata dalla comunanza. Sul campo sportivo, dicevo, ci stanno degli operatori della Guardia di Finanza che addestrano i cani per le ricerche di persone per il primo soccorso. Oppure viene dato anche in uso a chi ne fa richiesta, per esempio per modellismo, per utilizzo con l'arco e quindi diciamo tutto quello che viene fatto in generale, cioè tutto quello che ci possono chiedere i nostri utenti. Oltretutto noi tutti gli anni facciamo una gita sociale con i fondi della comunanza, quest'anno purtroppo non è stato possibile, però facciamo una gita sociale investendo tutto quello che possiamo nell'acquisto del trasporto con annesso pranzo. D'estate facciamo una interessante iniziativa che è Scout per una notte. Significa che invitiamo le famiglie a fare un weekend sempre al campo sportivo portando le proprie tende. E quindi montano le tende. Noi abbiamo 4 tende militari che montiamo per chi non le avesse e comunque le famiglie che le hanno invece a disposizione montano le tende e facciamo tutto il pomeriggio del sabato, facciamo dei corsi di cultura del bosco. Secondo me è una cosa molto importante per i bambini, per i ragazzi, dove gli insegniamo l'orienteering, gli insegniamo le nozioni principali dello stare nel bosco, in mezzo alla vegetazione, in mezzo alla natura. Quindi questa è una cosa molto importante, del quale ne andiamo fieri, insomma, ecco, quindi. E insieme anche ad altre attività, tipo per esempio la pesca che avete visto prima. E come ultima osservazione, volevo dire che abbiamo sempre con i fondi della comunanza sia finanziato l'oratorio, sia finanziato la ristrutturazione della chiesa parrocchiale, ma non solo, abbiamo sistemato anche l'edificio che erano le ex scuole, quindi Circolo Enals, comunanza e contributi del comune, abbiamo sistemato l'edificio che è diventato la nostra sede, dove ci vengono fatte poi sia le riunioni che le assemblee di bilancio con tutti quanti gli utenti. Quindi ecco, questa è la storia della nostra comunanza. È da precisare che è l'unico organo riconosciuto, associazione riconosciuta del paese. E quindi è espressione di tutti gli utenti della comunanza, o di quasi tutti gli utenti del paese. E per questo ecco che è il fulcro di tutte le iniziative sociali che vengono fatte e che partono dal paese di Petrignano. Per esempio anche nei confronti dell'amministrazione comunale, quando c'è da chiedere qualcosa, insomma la comunanza agraria che si fa portavoce delle esigenze dei singoli utenti, singoli cittadini. Questo è in breve, diciamo, la nostra storia. Poi ci sarebbe tante altre cose che la comunanza si è ingegnata di fare, però ecco, diciamo, sarebbe troppo lungo, ecco, queste sono le cose più importanti, ecco. Ringrazio tutti, scusate se abbiamo sforato un pochettino, ringrazio tutti della disponibilità per averci permesso appunto di mostrare, capito, la nostra piccola entità. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a lei, signor Giardini, e grazie a Sandro Ciani per questa interessantissima presentazione del caso di una
comunanza agraria e del suo intervento sul territorio, che non è un territorio montano, ma che è un territorio che evidentemente già risente positivamente di questi interventi. È molto significativo quello che lei ci ha appena detto, è vero, anche sul risveglio di tante iniziative comunitarie, ecco, e sulla presenza di luoghi di aggregazione comunitaria. Quindi grazie. Darei subito la parola, se non è previsto dal programma che ci sia alcuna pausa, darei subito la parola a Michele Della Pina per l'intervento dal titolo La gestione collettiva della risorsa idrica per uso umano e come energia rinnovabile, il caso del consorzio delle comunali permense di Borgo Valditaro. Michele Della Pina è il responsabile delle fonti rinnovabili del consorzio di Borgo Valditaro. A lei la parola. Grazie, buonasera. Prego. A tutti. Allora, io avevo preparato una, in pratica, delle slide, adesso provo a farle passare e così vediamo un attimo se sono... Eccoci qua, dovremmo... Perfetto. Ecco, allora, le nostre comunali, noi siamo posizionati, tra l'altro ci conosce bene il professor Nervi e ringraziamo anche il professor Grossi che ci aveva dato a cui ci aveva dato nel 2017 l'avevamo ospitato e ci aveva, avevamo fatto questo incontro a qualche mese prima della legge la 168 del 2017. Allora, noi siamo in pratica a confine, triplice confine regionale tra l'Appennino tosco-emiliano e l'Appennino ligure. Le comunalie sono in pratica proprietà collettivi, la loro origine in pratica si fa risalire ai liguri che abitavano le nostre zone. Si presume che l'origine risalga appunto all'usanza di questo popolo che usava in comune il bene terra. Con la colonizzazione romana, a certezza della proprietà individuale, le popolazioni liguri si stabilirono nei nuclei abitati. E mentre nei terreni, in pratica, nelle adiacenze a tali nuclei, divennero proprietà dei singoli. Le terre più lontane, le nostre, rimanettero goduti collettivamente dall'insieme delle popolazioni. A conferma di ciò, noi abbiamo anche due importanti ritrovamenti del periodo romano. Uno addirittura è la tavola di Polcevera, che è nella zona del Genovese. Ahimè, Polcevera sappiamo tutti che è stato per il fiume Polcevera dove è crollato il ponte Morandi, e qui c'è una tavola bronzea addirittura del 117° anno avanti Cristo. Poi ce n'è un'altra, quella più recente, che è la tavola traiana, che è più vicina a noi, diciamo, che è del III secolo dopo Cristo. Ecco, diciamo, detto questo, qui abbiamo un cippo che delimita le tre regioni. È stato apposto nel 1780, poi ne sono stati messi altri. In questo cippo in pratica delimita i confini tra la Liguria, l'Emilia Romagna e la Toscana. Noi dobbiamo, per comprendere l'interesse e l'attaccamento delle popolazioni montane, è da tenere presente che le comunali hanno sempre svolto, vedo che anche nelle altre realtà forse così, un ruolo importante e positivo a sostegno dell'integrazione dell'economia delle singole frazioni. Quindi assolvendo certe volte i compiti istituzionali che mancavano da parte dell'ente o dello Stato. Quindi si assicura agli utenti l'esercizio del diritto di legnatico, di pascolo, e
E questo permetteva, vediamo già nel tempo, la costruzione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche a servizio e in pratica della collettività. E qui cominciamo a vedere che già nel passato si facevano e si fanno tuttora acquedotti, nei tempi recenti elettrodotti, viabilità, e in alcuni casi si è anche costruito, visto anche l'esperienza di chi ha parlato prima di me, di scuole, in questo caso scuole elementari, edifici anche per il culto. In pratica è ancora anche da ricordare come nel periodo di crisi economica molte famiglie hanno potuto sfamarsi e sopravvivere grazie all'aiuto e al sostentamento dei terreni delle comunali offrivano a loro. In pratica, ecco qui vediamo delle cartine, qui siamo a fine Settecento e si vede chiaramente la proprietà di una delle nostre 30 comunali. Noi in pratica come consorzio comunale diamo l'assistenza tecnica e si vede proprio, di solito mantengono ancora la conformazione, quindi come limiti territoriali, la sommità dei monti e molto spesso anche l'origine delle sorgenti e anche il corso dei fiumi. Ecco, in pratica noi parlando di acqua, negli statuti come usi civici essenziali, spesso troviamo elencati quello di legnatico, di pascolo e di raccolta dei prodotti del sottobosco, quindi ci conoscete anche per quello, mentre quelli di cava o dell'utilizzo dell'acqua sono meno presenti. Comunque la risorsa idrica è inutile, riveste un'importanza fondamentale per la comunità di allora e anche di oggi. In pratica noi le prime notizie le abbiamo anche nel catasto farnesiano e anche prima, quando ad esempio abbiamo trovato che nel catasto di Maria Luigia d'Austria del 1828 è ancora posizionato un vecchio mulino e non riuscivamo a capire a cosa potesse servire, perché la proprietà collettiva era in pratica nella zona dell'alta di Crinale, e poi abbiamo scoperto che nel 1430 un certo signore aveva tra l'altro un Landi, quindi una famiglia nobile, aveva venduto una parte di mulino sul torrente Lecca indiviso con quelli di Tidio, di una nostra comunale. Cercando di venire ai nostri tempi, c'è da dire che a fine Ottocento cresce sempre di più l'esigenza per avere a disposizione della forza motrice, quindi vengono installate nella nostra zona il Monte Penna, che confina con la provincia di Genova e la nostra la regione Emilia, quindi si cerca di creare energia elettrica e si porta per la prima volta la luce nelle nostre abitazioni. Ecco, qui cominciamo, come diceva il professore prima, dopo vi spiegherò un attimo se c'è un attimo di tempo. Ecco, diciamo che qui l'acqua potabile oltre all'energia elettrica, contemporaneamente anche c'è l'esigenza di portare l'acqua nelle nostre case. Noi abbiamo trovato diverse documentazioni, ne cito una perché poi proprio qui di Borgotaro, della nostra zona, nel 1907, dopo le continue ripetute pressione del sindaco di Borgotaro, l'assemblea della comunalia di Pontolo autorizza il comune a prelevare l'acqua della sorgente Bottacco. Perché c'è la pressione? Perché l'acqua già allora era un bene prezioso e i nostri utenti la davano malvolentieri al comune, e le sorgenti tuttora sono per la maggior parte posizionate all'interno dei nostri territori, quindi la paura era quella di restare senza acqua, anche se nessuno o pochi avevano l'acqua in casa. Però, ecco, diciamo, dopo avere
mandato non so quante volte le assemblee deserte, alla fine si trova un compromesso con l'ente e l'importante è mantenere l'abbeveraggio del bestiame al pascolo e si cede questa sorgente al comune di Borgotaro. Qui nella fotografia si vede proprio lo stemma del comune, perché quando poi è riuscito ad ottenere il risultato ci ha piazzato un bel cartello. Quindi oltre all'acquedotto anche gli acquedotti vengono costruiti anche i primi impianti idroelettrici e qui cominciano un po' gli impatti di una certa consistenza. In pratica i contenziosi aumentano perché qui siamo nel lago Ballano, a confini con la provincia di Reggio Emilia, sono le nostre comunali della Parma, del versante dell'Alta Val Parma, e si utilizza un lago naturale per fare l'energia idroelettrica in campo, cioè qui si fa in pratica in ampie dimensioni. E quindi le comunali, e non sappiamo adesso in quel periodo se c'è stata molta contestazione o meno, però il fatto positivo è che questi sono documenti del 1911, notiamo che anche la comunalia si è dotata di una propria centrale, questo è positiva, quindi già all'inizio del 1900 questa comunità sfruttava parte dell'acqua che percorre il suo territorio per fare energia elettrica. È dopo la fine della Prima Guerra Mondiale che vengono in pratica realizzati anche dei progetti in più ampia scala, vengono in pratica create le fontane, gli abbeveratoi, lavatoi a servizio delle frazioni delle comunali. Ecco, qui nel periodo del ventennio successivo alla Prima Guerra Mondiale, in pratica abbiamo una cosa spiacevole. Da un lato vengono soppressi i consigli di amministrazione delle nostre comunali e viene costituita un'amministrazione prefettizia per le comunali e parmensi. Nonostante ciò, comunque, vengono realizzati i primi impianti di distribuzione dell'energia elettrica. E si prova a ristrutturare anche quelle che ci sono. E qui l'impianto idroelettrico che abbiamo visto prima verrà ultimato poi nel 1949. Interessante il tecnico di allora, perché parla nella relazione di fattibilità, sottolinea che a lavori ultimati, quando tutto l'impianto sarà in piena efficienza, si avrà senz'altro una luce normale. Vuol dire che prima, ed anche di giorno, potrà funzionare benissimo un motorino da 5 cavalli per azionare la trebbiatura ed altro. Detta azienda è insomma il vero sistema di cooperativa. Tutti ne godono pagando la corrente molto meno del prezzo commerciale e tutti sono così interessati al buon andamento dell'impianto e la premura e la cura e l'entusiasmo lo si vede in ogni momento. Tutti sono sempre pronti ad ogni evenienza purché funzioni il loro piccolo impianto. Ecco, tornando nella Valtaro, comunque sono sempre le nostre zone, nel 1957 la Gazzetta di Parma pubblica un articolo in cui si segnala come gli abitanti della zona di Vighini, sempre quella comunale di Pontolo che abbiamo visto prima, si erano riusciti a costruire una rudimentale centrale idroelettrica per il funzionamento di 15 per alimentare le abitazioni di 15 famiglie. 15 famiglie decise a migliorare la loro condizione senza lamentarsi e senza nulla chiedere all'amministrazione comunale. Si sono costruiti questa centrale. Inoltre erano riusciti, con l'ausilio sempre di questa comunale di Pontola, avevano costruito una scuola che recentemente poi la comunale di Pontolo l'ha ristrutturata e vedremo poi come la comunale di Pontolo proprio nel 2020 ha in pratica attivato una nuova centrale idroelettrica. Ecco, questo è l'articolo del 57.
Ecco, veniamo, diciamo, al consorzio delle comunali. In pratica nel 57, sempre in quell'anno, inizia l'attività del consorzio comunale, un ente di secondo grado che associa, quindi, come abbiamo detto prima, oltre 30 comunali dell'Appennino Parmense. Questo ente cosa ha fatto? Dove io lavoro da oltre 30 anni insieme ad altri miei colleghi. In pratica ha aiutato le comunali che gestiscono in proprio gli acquedotti, perché nonostante ciò gli acquedotti che gestiscono le comunali sono rimasti ancora una decina. Nonostante che negli anni 70-80, a causa dello spopolamento della montagna, le stesse avevano ceduto ai comuni il servizio idrico e quindi e anche le infrastrutture. Alla fine degli anni 90 il consorzio si è adoperato per far riconoscere l'utilizzo dell'acqua. In pratica perché quindi col servizio tecnico della regione, ora in capo a ARPAE, sono state rilasciate delle concessioni. Questo mi ricordo anche col professor Nervi, avevamo fatto un incontro e grazie al compianto Pierluigi Ferrari, eravamo riusciti ad ottenere delle concessioni in pratica in via preferenziale, quindi con delle modalità più semplici rispetto alle normali concessioni. Attualmente le concessioni sono di tipo oneroso, chiaramente si paga un canone, validità media di 15 anni, e c'è da dire anche una cosa, che recentemente stiamo assistendo al fenomeno inverso. Mentre negli anni 70-80 le comunali restituivano, cioè, o meglio cedevano questo servizio, adesso vorrebbero riprenderlo e in alcuni casi ci stiamo riuscendo, anche perché in questo caso le ditte in pratica che curano, che svolgono il servizio integrato in queste zone molto periferiche, hanno difficoltà anche economiche, quindi se da un lato non vogliono ridare indietro la concessione alla comunalia, però diciamo, visto che non hanno dei ricavi molto esigui, non abbiamo trovato grossi ostacoli, ecco. Diciamo che per mantenere e garantire la corretta gestione della rete idropotabile, alcune comunali utilizzano ancora i ruoli di contribuenza che erano previsti dall'articolo 8 della legge 397 del 1894, la legge che poi è stata soppressa, però alcuni la utilizzano e quindi fanno dei ruoli, mentre le altre usano le risorse finanziarie proprie e soprattutto i proventi delle riserve dei funghi. In questo caso gli utenti non pagano nemmeno il servizio idrico, quindi ce l'hanno gratuito. Ecco, noi vediamo alla fine degli anni 80 l'esperienza, quando poi ho cominciato a lavorare io nel consorzio, in collaborazione anche col professor Zanzucchi, oltre a Pierluigi Ferrari che era il presidente. Qui è un centro di moltiplicazione di piante officinali che abbiamo dall'87 e abbiamo costruito una centrale nell'87 da 22 kW. Quella serviva per alimentare il centro che vedevamo prima. Visto che l'esperienza funziona, nel 2006 abbiamo in pratica potenziato questa e ampliato quindi questo impianto, è diventato di 80 kW. Tornando a quello che si diceva prima, oltre alla produzione, quindi c'è un piccolo introito perché deriva dalla vendita al gestore della rete dell'energia prodotta, in pratica risparmiano, c'è una riduzione notevole delle emissioni nocive, perché quando si parla di un impiantino così piccolo di 400 tonnellate di CO2 all'anno non è indifferente la cosa. Inoltre qui si riesce a produrre un 300-400 all'anno e quindi non è neanche indifferente la cosa. Noi quando abbiamo fatto questi impianti abbiamo cercato di ridurre al minimo l'impatto ambientale, quindi le
non sono invasive. A questo abbiamo aggiunto poi anche, non abbiamo fatto solo idroelettrico, ma abbiamo fatto anche un po' di fotovoltaico, e questa cosa poi vediamo che si è allargata un po' a macchia d'olio, speriamo che si allarghi ancora. Ecco, qui siamo, questa foto si vede il Monte Ragola, nel 2010 abbiamo portato a termine una piccola microcentrale da poca, sono sui 30 kW, però è fatta recuperando l'acqua dell'acquedotto rurale. Oltre a dare l'acqua all'utente, l'utente si trova anche un impianto idroelettrico piccolo, la portata è 10 litri al secondo, quindi è di un acquedotto, però ha dato dei buoni risultati, perché in 10 anni loro si sono pagati il mutuo, un mutuo di 12 anni se lo sono pagati anticipatamente 3 anni dopo 9 anni, e quindi utilizzando queste, qui vediamo le prese che sono ispezionabili dell'acquedotto potabile. Poi ne abbiamo fatto anche un'altra a Boschetto. Vedete sulla destra l'acqua che si utilizza è veramente poca. Ecco, ecco, vi dicevo questo perché dalla parte opposta del monte siamo in territorio piacentini. In territorio piacentino l'amico Cavanna nel comune di Ferriere, il comunello, loro si chiamano comunelli, sulla nostra esperienza, e questo ci ha fatto enormemente piacere, hanno creato una loro centrale. Anzi, ne hanno fatte due, sono stati più bravi di noi. Ne hanno fatte due e in pratica sono molto contenti perché in questo caso riescono ad avere delle risorse che poi riutilizzano nel territorio. Ecco. Veniamo all'ultima realizzazione nostra. Questa è sempre una mini centrale, un po' più consistente, perché abbiamo ripercorso quello che i nostri vecchi avevano fatto negli anni 50. È stata creata una centrale di 250 kW, in questo caso utilizzando l'invaso che prima era stato creato, dove prima c'era una cava. Quindi dalla cava è stato fatto un invaso artificiale, dall'invaso artificiale si è pensato di fare una centrale idroelettrica. Questa è la parte in fase di esecuzione dei lavori, l'abbiamo messa in funzione un mese fa, diciamo che è un mese che è iniziata la produzione, quindi stiamo producendo abbastanza bene, e l'avevamo iniziata quando avevamo fatto il convegno a settembre del 2017, la presenza del professore Nervi e del professore Grossi. Questo è l'interno. Ecco, diciamo che questo è l'automazione, quello che ci permette di fare tante cose da remoto. Ecco, diciamo che oltre ad avere degli impatti abbastanza ridotti, poi dopo c'è un'automazione, quindi una riduzione della manodopera e anche dell'attività importante. Volevo solo dire che dal punto di vista abbiamo avuto dei problemi per quanto riguarda la realizzazione di questi impianti, perché comunque ci sono state in pratica delle rimostranze di qualche associazione ambientalistica, però le cose sono partite all'inizio in modo un po' brutto, e invece abbiamo raggiunto dei buoni compromessi, anche perché poi si sono resi conto che chi è venuto sul posto e sul territorio a vedere le nostre opere, le nostre realizzazioni, si è ricreduto un po' su quello che ci aveva contestato, e anzi abbiamo avuto 2 anni fa il riconoscimento con un premio di Legambiente per i comuni rinnovabili. Quindi questa è stata un bel risultato, ecco. Io diciamo che sarei quasi arrivato alla fine, poi abbiamo altre cose, però ecco, io mi potrei fermare qui adesso. Bene, bene.
Bene, la ringrazio per questa ottima e articolata presentazione di una larga serie di interventi nell'ambito delle risorse idriche, sia per quanto riguarda la produzione di elettricità, sia per quanto riguarda gli aspetti della potabilità, insomma. Ecco. Tutte cose molto interessanti e credo che ci sia proprio da complimentarsi con voi. Quindi grazie a Michele Dalla Pina e io, visto che mancano 20 minuti alle 19, darei subito la parola a Maurizio Armando D'Aiuto e a Daniele Natili per il quarto intervento e ultimo di questa nostra prima giornata. Il titolo è L'Università Agraria di Canale Monterano tra usi civici e valorizzazione ambientale e turistica. La storia, gli usi civici attuali, la riserva naturale regionale di Monterano. Maurizio Armando D'Aiuto e Daniele Natili ne sono rispettivamente il presidente e il direttore amministrativo. Prego. Buonasera. Io sono Maurizio, sono il presidente dell'Università Agraria di Canale Monterano ed è a nome della comunità dei nostri utenti e degli organi elettivi della nostra Università Agraria che desidero rivolgere un cordiale saluto agli studiosi, agli operatori ed al pubblico che stanno prendendo parte alla 26ª riunione scientifica del Centro Studi sulle proprietà collettive dell'Università di Trento. Siamo grati al professor Pietro Nervi per aver voluto che il dominio collettivo di Canale Monterano fosse una delle voci della riunione di quest'anno. Ci rende orgogliosi il fatto che siamo stati scelti come un esempio di comunità che porta avanti le proprie tradizioni in un territorio di grande valore storico, dalla forte vocazione ambientale. La nostra storia si radica nei secoli di vita della comunità del Borgo di Monterano, con le sue due proprietà collettive, della Bandita e dei cosiddetti Quarti di Montevirgine. Ad esse si è aggiunto il patrimonio creato dall'Università Agraria nata nel 1906. Gli abitanti di Canale e Montevirgine hanno ereditato dai monteranesi le proprie tradizioni, tipiche del mondo rurale della Tuscia, legate alla coltivazione della terra e all'allevamento. Nel 1988 la comunità ha fatto una scelta fondamentale, quella di dar vita alla riserva naturale Monterano, estesa su gran parte del demanio civico. Ciò è stato possibile perché le attività tradizionali hanno permesso di conservare praticamente intatto un territorio ricco di biodiversità, di valori storici e caratterizzato da un paesaggio di rara bellezza. Nonostante i nuovi scenari nei quali l'Università Agraria è stata proiettata con la creazione dell'area protetta, l'ente non ha abbandonato la propria storia e non ha dimenticato la propria identità e vocazione al servizio della popolazione locale. Proprio in quest'anno così drammatico per il mondo intero, infatti, l'importanza di appartenere ad una comunità che gestisce un vasto patrimonio collettivo si è resa evidente con l'esperienza che l'Università Agraria ha inaugurato proprio in queste settimane, durante le quali è stato attivato un fondo di sussidiarietà orizzontale istituito dall'ente con le proprie risorse al fine di venire in aiuto alle famiglie in difficoltà per la crisi pandemica. La legge 168 del 2017 ci ha sollecitati ad una riforma statutaria in cui non solo sono stati recepiti i principi della nuova normativa, ma si sono introdotte nuove regole per affrontare la gestione del territorio in conformità alle funzioni ambientali che esso ha assunto con la riserva naturale. Chiudo ringraziando di nuovo il professor Nervi e tutti i partecipanti per l'attenzione. E passo la parola per un breve intervento ed un saluto al direttore della riserva naturale, dottor Fernando Cappelli. Buonasera a tutti. Buonasera, mi sentite tutti? Perfettamente.
Buonasera, grazie innanzitutto per, mi sento onorato per essere, per poter partecipare con un saluto molto breve ma di presenza sostanziale in termini anche di condivisione delle mission e partecipazione anche agli obiettivi della riserva naturale che, come ben sapete, si diciamo vivono del patrimonio consegnato proprio con la tutela e la valorizzazione dei domini collettivi che la legge degli usi civici e gli usi civici storicamente hanno restituito al territorio. La riserva naturale Monterrano, quindi, come diceva il presidente d'aiuto, nasce su gran parte del dominio collettivo in un perimetro già sottoposto prima della riserva a decreto sulle bellezze panoramiche, proprio per riconoscere l'altissimo valore paesaggistico, storico e archeologico restituito e riconosciuto anche dalla normativa successivamente ai patrimoni di dominio collettivo e alle università agrarie. E quindi mi sembra ovvio che deve essere simbiontica la collaborazione tra un ente come l'università agraria e una riserva naturale. Ovviamente questo sarà l'intendimento anche del mio mandato come direttore che ho l'onore di aver avuto come incarico recentemente, e fortunatamente c'è un accordo e una collaborazione estremamente fattiva con gli enti che gestiscono il territorio, tra cui l'Università Agraria. La riserva naturale è gestita dal Comune di Canale Monterano, che in alcune situazioni è cogestore degli usi civici insieme alla locale Università Agraria, per cui non aggiungo altro se non rinnovare il ringraziamento per la partecipazione concessami e mettendo a disposizione l'intera struttura per qualsiasi forma di collaborazione a tutela degli usi civici e delle mission dell'Università Agraria, in particolare di Canale Monterano. Grazie ancora e buona serata. Grazie, grazie a lei con questo intervento del professor Cappelli e del professor Quaglione. E Daniele Natili dell'Università Agraria. Sì? Continuiamo il nostro intervento in questa forma di dialogo. Scusi, ecco. Buonasera a tutti. Buonasera. No, non volevo toglierle la parola, volevo darle la parola. Grazie, grazie. Prego, 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 prego. Saluto cordialmente il professor Pietro Nervi e tutti gli amici studiosi, operatori della riunione scientifica. Io ho l'onore, grazie al professor Nervi, di partecipare da quasi 10 anni e quindi grazie per questa attenzione che abbiamo avuto. Brevemente faccio una ricostruzione di come il nostro territorio è divenuto area protetta. Il dominio collettivo di Canale Monterano, qui vediamo la zona vincolata secondo un decreto del 1973. Dominio collettivo di Canale Monterano ha avuto una storia di cui ho già parlato in precedenti incontri. La parte sud del territorio è stata quotizzata. La parte, diciamo, di categoria A, il bosco e pascolo permanente, si è conservato. Si è talmente ben conservato che abbiamo potuto fare dei passaggi che hanno permesso questa valorizzazione ambientale del territorio. Il primo passo storicamente, come? Non stanno passando le immagini. Allora, un momento, va bene. Ah, già dovevo. Mi scusi, vediamo un po' se. Volevo mostrare alcune immagini. Non so se stanno. Si vedono? Sì, si vedono. Posso parlare ora? Ok. Ora certo. Si vedono, ora sì. Ora sì, sì, va bene, grazie. Può anche togliere la slide view sul lato. Sì, aspetti, clicchiamo.
vediamo un po' se riesco. No, aspetta, presentazione, un momento. Questo, vero? No. Adesso qui... Penso sia trasmetti presentazione. Adesso va bene? Perfetto. Dicevo, nel lontano 1969, questa ormai è storia, la dico in modo proprio colloquiale, ci fu un tentativo di speculazione. L'amministrazione comunale di allora reagì ottenendo un vincolo decretale, un vincolo provvedimentale, una dichiarazione di interesse pubblico, che è l'area in verde che è evidenziata nelle immagini, che è quasi la metà del territorio di Canale Monterano. Canale Monterano è sulla destra, il sud è la parte quotizzata. Questo vincolo provvedimentale copre l'area, grosso modo, dell'attuale riserva Monterano. Fu una scelta della comunità, fu una scelta dell'amministrazione comunale, ma vi era un territorio conservato, quindi alienazioni negli anni non sono state fatte del demanio civico. Quali erano gli aspetti fondamentali del decreto del 1973, ai sensi della legge di protezione delle bellezze naturali? Le motivazioni erano le seguenti. Riconosciuto che la zona predetta, la zona di Monterano, ha notevole interesse pubblico perché la località Monterano, il comune di Canale Monterano, con i resti suggestivi dell'antico nucleo, la chiesa, il convento, le serie di abitazioni poste su una pittoresca altura, circondata da verde, forma un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale. Questa è Monterano nel 73. Visto che Monterano, con le caratteristiche alture che lo circondano, per un vasto raggio, dense di boschi, valli, verdeggianti, forma tutto un paesaggio di rilevante bellezza con alternarsi di suggestivi quadri naturali, rilevato che esistono punti pubblici di visuale, particolarmente strade e anche l'abitato di Canale Monterano, dai quali può godersi il panorama dei predetti quadri naturali, considerata la necessità di tutelare, eccetera, eccetera. Dunque, questo vincolo del 73 aveva delle direzioni, il paesaggio, la bellezza, la storia, le tradizioni e anche il sistema naturale. Arriviamo così nel 1988 con la legge 79, la legge regionale 79 di fondazione della riserva naturale Monterano, che ha all'articolo 2 fra i suoi scopi, e qui c'è una corrispondenza con il decreto, i seguenti. Il corretto uso... Allora, la riserva naturale Monterano è destinata al corretto uso e alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, a garantire lo sviluppo sociale ed economico della comunità, alla conservazione degli ecosistemi, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, promozione del turismo didattico e naturalistico, recupero e valorizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio ed in particolare le rovine del... Come concepisce la legge il sistema di gestione del territorio? È previsto un ufficio amministrativo diretto dal direttore, un personale amministrativo e guardia parco e un comitato tecnico scientifico, che è un comitato di esperti, in cui deve essere presente un rappresentante dell'Università Agraria di Canale Monterano. Questa è la situazione al 1988. Qual è la chiave per la gestione del territorio? È previsto dalla legge un regolamento che deve allegare il piano d'assetto, in cui debbono essere previsti tutta una serie di aspetti, ad esempio, tutta una serie di strumenti, procedure, valorizzazioni per la gestione del territorio. Quello che chiaramente oggi compete all'Università Agraria, secondo me, qui parlo da studioso degli usi civici, non è soltanto la presenza dell'Università Agraria nel Comitato Tecnico Scientifico, ma a mio parere una partecipazione attiva, fattiva, alla luce dell'articolo 3 della terza legge sulla montagna, nel famoso numero 4 della lettera B del primo comma, dove si parla di garanzie che le organizzazioni
che gestiscono i usi civici abbiano coinvolgimento nelle scelte urbanistiche di sviluppo locale, nei procedimenti avviati per la gestione forestale, ambientale e per la promozione della cultura locale. Ovvio che a questo punto noi, come esperienza di Canale Monterano, in cui che abbiamo un demanio civico non di grandissima dimensione, siamo una comunità di 4.000 abitanti, si trova di fronte ad una sfida perché le vecchie tradizioni, l'uso civico tradizionale ha avuto la sovrapposizione della valorizzazione ambientale. Il territorio, come vediamo dalle immagini, ne gode perché il paesaggio è stato chiaramente valorizzato nel senso della biodiversità, del verde. Adesso avremo il naturalista della riserva che parla delle caratteristiche del turismo e delle tradizioni. Però chiaramente a questo punto il senso della esistenza di un ente gestore come l'Università Agraria deve rinnovarsi. Noi stiamo facendo questo attraverso alcune direttrici, perché la nostra partecipazione, secondo l'articolo 3 della legge sulla montagna, nel comitato tecnico scientifico e soprattutto nella fase di regolamento del territorio, che noi abbiamo un ritardo su questo, però il ritardo è compensato ampiamente dalla consapevolezza che la comunità ha assunto, dalle competenze tecniche che adesso ci sono nel territorio. Questo del regolamento è un momento essenziale per noi. Oltre a questo, chiaramente l'ente deve, dove compatibile, continuare le attività tradizionali, l'allevamento soprattutto, l'agricoltura ha assunto per il momento un valore minore per via della quotizzazione, e l'uso civico è legato soprattutto all'allevamento, alla fruizione del territorio, eccetera. La Gradia deve partecipare alla organizzazione, che adesso è molto interessante. Il comune sta vivendo un momento di interesse turistico molto. Questi sono i pascoli della Bandita, la prima proprietà collettiva, la più antica, quella di cui parlai nel 2013, fondata nel 1578. Sono il nostro territorio intatto, integro, che è molto, molto bello. Chiaramente l'Agraria deve poter far ritornare alla collettività i frutti della nuova valorizzazione. Questa è la sfida. In questo momento, qual è quello che sta facendo l'Agraria in questo momento? La riserva naturale per la prima volta compare nominata nel nuovo statuto che stiamo per adottare ai sensi della legge 168. Queste sono le zone, Canale Monterano è una zona vulcanica, quindi di acque solfuree, di acque geotermiche. Quindi un panorama molto variegato. Questo è Monterano visto da lontano oggi. Dietro ci sono i pascoli della Bandita, e quella montagna di verde è il bosco della Bandita, dove chiaramente il legnatico si svolge ancora oggi. Lo statuto, dicevo, questo è l'ingresso alla città di Monterano. Lo statuto nomina la riserva naturale, chiaramente in questa ottica di collaborazione fra gli enti, come ha detto il direttore Cappelli. E l'altro momento importante in questa fase storica che il Comune sta vivendo è dato dal passaggio del sistema idrico comunale, che fino ad oggi ancora tuttora è comunale, al sistema idrico integrato gestito da CEATO 2. Questo passaggio, siccome comporta dei problemi tecnici di impianti che insistono o insisteranno sul territorio, in questo l'Agraria è pienamente coinvolta, dovrà attivare delle procedure di mutamento di destinazione, e dalla corretta impostazione di queste procedure, dallo spirito di conservazione del territorio come si è fatto adesso, fino adesso, dipenderà il benessere della comunità futura. Nel frattempo io chiudo continuando a farvi vedere le immagini. Questa è, uscendo dal borgo di Monterano, la scena che vede il turista vedendo la chiesa di San Bonaventura, progetto del Bernini, che è scenario di numerosi film di cinematografia. Per esempio, un problema che noi stiamo affrontando, un problema di regolamento. Questi beni, gli immobili di Monterano, per lo più sono intestati all'Università Agraria, perché l'Università Agraria con la
legge del 1888 sulla liquidazione invertita, acquistò il feudo. Allora, noi stiamo collaborando per poter facilitare, per esempio, arriva una casa cinematografica, una produzione, anche una multinazionale, a fare un film, ci sono i diritti, e deve avere autorizzazione dal comune, autorizzazione dalla riserva, autorizzazione dell'università agraria, e chiaramente la fase di regolamento per semplificare e attrarre dall'esterno il turismo è fondamentale. Stiamo lavorando su questo, quindi ci sono grandi sfide. L'agraria effettivamente in questi ultimi anni ha cambiato volto per essere stata coinvolta, però ha anche, diciamo, affermato la proprietà della popolazione, e questo ha creato adesso questa sinergia su cui speriamo che i prossimi anni si vedano frutti positivi. Ecco, questo è il momento, per esempio, del turismo. Ogni domenica, sabato e domenica, adesso è un periodo particolare, però è un Andi Rivieni da Roma, questa è una località di turismo fuori porta che deve essere valorizzata, però ecco, il territorio è conservato. Questo è una dalle pubblicazioni della riserva, la riserva ha una serie di pubblicazioni, alcune di livello scientifico alto, sia dal punto di vista storico che naturistico, per esempio i restauri che vengono fatti della chiesa di San Bonaventura, del castello e la parte naturistica. Qui ci sono molte pubblicazioni che ho preso, ma adesso il tempo di mostrarle, ma c'è il sito della riserva che riporta tutto. Questa, per esempio, è il castello di Monterano d'inverno con la neve. Questa è la vista dal castello di Monterano, una foto che ho fatto io, verso i monti della Tolfa, il mare in direzione di Santa Severa, di Civitavecchia. E come vedete, la paesaggio, il quadro naturale, la bellezza. Questo è il giardino pensile del castello di Monterano, da dove si vede la bandita. Come vedete, il paesaggio è integro. Qui è il momento delle associazioni. Tradizionalmente qui abbiamo una contrada, che ringrazio per le fotografie del presepe, fa ogni anno a Natale un presepe vivente che si è ingrandito ed è un grande sforzo che crea una presenza molto suggestiva. Questa foto è della contrada, dove si diciamo fa rivivere il borgo con mercatini e cercando di risvegliare la tradizione, che ha avuto grande successo, ed è un momento di presenza della popolazione sul territorio. Questo è quello che stiamo facendo. Questo è lo statuto che sta per essere adottato dagli organi dell'ente, poi passerà in assemblea generale appena il Covid lo permetterà, lo statuto verrà modificato e tutto, diciamo, però diciamo ci siamo dati una regola che guarda a questa collaborazione con comune e con riserva. Io ringrazio, passo la parola al dottor Fabio Scarfò, che è il naturista della riserva, e parlerà degli aspetti, delle caratteristiche di biodiversità della riserva naturale. Grazie. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Sono onorato di partecipare. Beh, si è già detto parecchio sulla riserva naturale, io cercherò di dire brevissimamente qualcosa sulla biodiversità di questa riserva. Siamo a 50 chilometri da Roma, 50 chilometri a nord da Roma, un paesaggio, come avete visto, collinare, tra i 200 e 300 metri di quota, lungo il medio bacino del fiume Mignone. E in questo posto abbiamo la più grande, fra le aree protette, abbiamo la più grande biodiversità per unità di superficie. Quindi è uno scrigno ricchissimo di biodiversità. A noi adesso, come riserva, il compito di conservarla questa biodiversità, però non posso far altro che dare il merito a chi ci ha preceduto per avercela consegnata, e tra questi sicuramente un attore importante è stata l'Università Agraria e la tutela e la conservazione degli usi civici. Questo territorio non è stato trasformato in villette come in tanti altri posti limitrofi. Ovviamente la biodiversità nasce però da lontano, nasce dalla geologia, dalle particolarità che sono presenti in questo territorio, perché siamo ai margini del sistema vulcanico dei Monti Sabatini, quindi del lago di Bracciano. E ai margini significa che i depositi vulcanici non hanno completamente coperto le rocce sedimentarie di origine marina che stanno sotto.
Quindi abbiamo sia rocce vulcaniche sia rocce sedimentarie, che hanno dato vita quindi a dei suoli molto differenti, più fertili e profondi quelli vulcanici, mentre più diciamo argillosi e compatti quelli di origine sedimentaria. Da ciò, su questi suoli, quindi varietà di rocce, varietà di suoli, varietà di vegetazione, varietà di flora, perché abbiamo sia, quindi sia specie che si adattano a suoli più acidi, sia suoli meno acidi. Per fare un esempio, abbiamo 30 specie di orchidee che vanno proprio a insediarsi su quei pascoli che abbiamo visto, che sono i pascoli vegetano soprattutto, sono stati la forma di utilizzazione di quei terreni un po' meno fertili. E, nella riserva praticamente su 1.000 ettari conserviamo quasi, abbiamo la presenza di quasi il 50% di tutte le specie del Lazio tra specie di fauna e di flora. Questa geologia, che questi depositi vulcanici sono stati poi erosi nel tempo geologico a formare delle valli strette e profonde, a V, le forre tufacee. E qui anche si è generato un altro ciclo di biodiversità, diciamo, perché in fondo alla forra si crea un microclima fresco e umido, e quindi abbiamo ad esempio abbiamo una vegetazione che comprende il faggio, dei piccolissimi nuclei di faggeta con tutto il corteggio floristico della faggeta ad agrifoglio, mentre salendo verso l'alto della forra arriviamo sulla parte tufacea sommitale, dove è presente la macchia mediterranea e il bosco di leccio. Nella parte più profonda poi c'è quest'altra particolarità, cioè le emissioni solfuree, e quindi abbiamo delle specie rarissime nel Lazio di felci, che sono la Osmunda regalis, la felce florida e la lonchite minore, e abbiamo una piccolissima presenza di sfagno, che è un muschio che vegeta nelle torbiere alpine o del nord Europa, mentre siamo a 200 metri sul livello del mare. È quella la stazione più bassa e più a sud, diciamo più a sud e più bassa come quota d'Italia. Sempre queste piccolissime, piccole, brevi pareti rocciose ospitano da ormai una quindicina d'anni la nidificazione del falco pellegrino. Ogni piccolo anfratto della riserva è ricco di biodiversità. Nel complesso avete visto ampi boschi che sono poi quelli più diffusi in questo territorio, che sono di cerro e roverella, in cui nidificano numerose specie di rapaci, in particolare il biancone, che è una specie tutelata a livello europeo, che poi va a cacciare su quei pascoli che sono stati conservati con presenza di cespugli, di rocce, muretti a secco creati dall'uomo. Tutto ciò è stato poi tutelato oggi recentemente da la rete Natura 2000, la rete europea di conservazione degli habitat delle specie, e dalla ZPS dei Monti della Dolfa, della direttiva Uccelli. Quindi abbiamo una ZPS e una ZSC per la direttiva Habitat. Ci sarebbe tanto da dire. Un'ultima piccola interrelazione tra l'uomo e la natura. Abbiamo una piccola cava di tufo dove ormai non più coltivata, dove si sono creati due laghetti molto piccoli, e in uno di questi due laghetti si è naturalizzato e ospita la popolazione, una delle popolazioni più importanti come numero di tritoni crestati del Lazio. Quindi un luogo molto piccolo ma ricchissimo di biodiversità. Non mi dilungo oltre e vi ringrazio. Grazie per questa corale, bellissima presentazione. Abbiamo superato i tempi previsti, ma non ho voluto
né interrompere né sollecitare la conclusione, perché le immagini erano di grande suggestione, di grande fascino, e tutto quello che ci avete detto veramente mostra quanto sia possibile operare, insomma, sul territorio, non solo dal, abbiamo sentito oggi varie tipologie di interventi, ultima la relazione prima della vostra sulle risorse idriche, ma sul turismo, e veramente grazie per questo bell'intervento. Io do subito la parola al professor Nervi, non abbiamo più interventi per questa serata, e quindi a te Pietro la parola per concludere. Pronto? Va bene? La sentiamo benissimo. Benissimo, grazie a tutti, i complimenti e le valutazioni le ha fatte sinteticamente ma puntuali il professor Quaglioni, quindi a me spetta il ringraziamento per tutta la giornata. Detto questo, un ringraziamento particolare perché siamo stati essenzialmente rispettosi dei tempi pur nella complessità dei temi trattati. Quindi appuntamento domani mattina alle 9:30, perché puntualmente partiremo ancora come se normalmente Trento ritiene di dover partire. Mi consentirete però un ringraziamento oltre ai relatori eccetera, voi vedete qui sulla sinistra del teleschermo l'ingegner Giuseppe Chiasera, che ci ha assistito non solo tutto il passato ma anche oggi, quindi un ringraziamento particolare all'ingegner Chiasera se tutto è andato bene. Grazie, a domani. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie a voi. Grazie e a domani. Buonasera. A domani, grazie. Grazie, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Bravo. E grazie. Siccome non lo vedevo prima, do un ringraziamento al dottor Valentin. Grazie. Grazie a lei. Valentin, grazie.